Radio Cigliano presenta Dopo cena con quattro chiacchiere e tanta musica sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. È il 30 aprile del 2020 e per un caso fortuito riusciamo a fare la diretta, anche se in questa maniera un po' complicata, un po' strana, un po' demandata ai collegamenti via Skype, l'ultimo giorno di aprile. Domani è maggio, la festa del lavoro. Adesso però vogliamo essere insieme a voi, come al solito, con una poesia, e sarà la prima cosa che vi faremo ascoltare. E allora, i nostri ospiti sono pronti, signore e signori. Oggi vi porto nel 1909. Questa è una poesia strana di cui parliamo dopo, di Giovanni Pascoli, e si chiama È maggio. Ho visto una primula, è poco. Vuole nel prato le bratagliole, è poco. Vuole nel bosco il croco, è poco. Vuole le viole, le bocche di leone vuole, e le stelline dell'odore. Non basta il melo, il pesco, il pero. Se manca uno, non c'è nessuno. È quando è in fiore il muro nero, è quando è in fiore lo stagno bruno, e quando fa le rose il pruno, è maggio, quando tutto è in fiore. E in fiore questa sera, su Radio Cigliano, a Dopo Cena Con, ci sono tre professionisti straordinari. Marco Bresciani, Aurora Cancian, ciao. Paolo Buglioni, ciao. Buonasera a tutti! Buonasera, ciao a tutti! Ciao. Ciao! Ma come state? Intanto ragazzi, che bello potervi vedere, perché noi con questo lockdown, che adesso noi abbiamo un po' passato, perché si è ricominciato a lavorare almeno nel nostro settore, ma non vedervi è veramente... cioè, potervi vedere, anche se virtuale, è veramente una figata, ci piace da morire. Come state? Non solo sentirci, ma anche vederci, è vero, hai ragione. È vero, sì, perché poi va a finire sempre che dobbiamo, che uno dice, ma come starà Marco, ma come starà Paolo, come starà Aurora? Invece così vi vedo e vedo che state bene e sono contento, e questo mi fa veramente... In carne. E anche noi ti vediamo che stai bene. Evviva. Senza febbre, senza tosse, senza dolori muscolari, senza nulla praticamente, quindi con la possibilità serena e tranquilla di andare a lavorare, perché con la febbre dobbiamo restare a casa, lo sappiamo, tenendoci a distanza di un metro almeno, quella almeno è importante. No, con la febbre no, con la febbre no. Te ne stai a casa, con la febbre assolutamente a casa. Sentite, io insieme a voi voglio fare un applauso virtuale insieme a tutti quanti i nostri amici, a tre grandi professionisti e tre grandi amici che ci hanno appena lasciati, che hanno fatto una carriera veramente importante. Li vogliamo ricordare in apertura di trasmissione qui a Dopo Cena Con. Sono Gabriella Genta, Gil Baroni e Goffredo Matassi, che ci hanno appena lasciati. Veramente noi gli facciamo un applauso. Quante volte li abbiamo avuti come compagni di Legio, quante volte siamo stati insieme a loro, e che grande esplosione proprio di arte che abbiamo avuto recitando insieme a loro. È stato veramente bello, mi piace ricordarli insieme a voi. Mi piace ricordare Goffredo, che passerà alla storia del doppio, perché si di quello che c'è scritto. Di quello che c'è scritto, che ce l'andavo prima. Non essere in giro di Goffredo, è una grande verità, perché quando ci si mette lì a discutere sul copione non se ne esce più. Invece di quello che c'è scritto, che è una strada maestra. Sì, è vero, è un po' un leitmotiv che va avanti da quanti anni? Da una trentina d'anni nel doppiaggio, da sempre. Ed era lui. Io invece ricordo Gabriella Genta, perché io ancora non facevo doppiaggio, facevo uno spettacolo dove c'era Oreste Rizzini, Ludovica Modugno, e quindi i colleghi del doppiaggio vennero a vedere lo spettacolo, e Gabriella mi disse: che bella voce, fai doppiaggio? Dico no, e così cominciai, anche con le direzioni del marito Bardella, a dire: è in partenza il treno, no? è desiderato con urgenza al pronto soccorso, le prime cose, l'altoparlante, l'osteria. Sì, quante volte l'abbiamo detti, quante volte veramente.
Io ero ragazzino. Allora, Gil, lo ricordo io che Gil è stato un grandissimo tigro. Qualcuno si ricorderà di come il Bosco dei Cento Acri, dove qui abbiamo degli esponenti. E Gil è stato un grandissimo tigro, è stato un maestro. È vero. Un grande applauso virtuale a questi tre che ci hanno lasciati, ma che non potremo mai dimenticare, sono insieme, saranno sempre veramente insieme a noi. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook se vi piace la maniera in cui facciamo la radio. È l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità, attraverso il vostro consenso. C'è un WhatsApp 328-7948-796 e per essere super social con noi, per condividere tutto quello che volete e mandarci anche i vostri controselfie. Ad esempio, ci sono dei nostri amici che hanno mandato i controselfie che sono stati vicinissimo. Allora, il primo sono dei controselfie che arrivano da Zurigo. Lui è Sasha, ok, che ci sta ascoltando da Zurigo e che, vedi, per Aurora lui ti vede insieme a queste tre attrici che tu hai doppiato. Tre attrici, due attrici e una canga, perché c'è Frances Conroy. Questa è una delle attrici, poi c'è Brenda Bleedin. Sì. Avevo vinto il nastro d'argento Segreti e bugie lontanissimo 97. Ma credo di sì. E poi c'è Kanga. È ieri veramente. E poi Aurora c'è Kanga. E Kanga oggi è un po' il leitmotiv di oggi, perché siamo un po' tutti quanti, voi soprattutto, siete coinvolti nel doppiaggio di Winnie Pooh. Mentre sempre il nostro femminuccia. È vero. Il nostro Sasha, per Marco, ti vede con Iago di Aladdin. Poi c'è con Winnie the Pooh. E poi, questo non lo conosco, Sasuke Sarugakure. Famosissimo. Non lo conosco neanche io. Nel senso, mi ricordo che doppiai un cartone giapponese che ebbe un grande successo. Non so per quale motivo la gente addirittura mi chiamava a casa e tu sei Sasuke. Io non sapevo chi fosse Sasuke. Sì, perché poi dopo un po' ho scoperto che era questo pupazzo giapponese. Perché poi non ho apprezzato nessuno. A noi ogni tanto ci ricordano, tu hai fatto quella cosa là che magari è passata rapida nella nostra vita, no? È stata una meteora, una cosa rapida che abbiamo fatto, ma chi se la ricorda? Com'è possibile? Riusciamo. Mentre per Paolo c'è Io, perché abbiamo tutta la compagine di Winnie the Pooh, ovviamente, e poi abbiamo Samuel Jackson, Alec Baldwin, e poi c'è anche per te un altro grande dei cartoni animati che hai fatto, che è Gargamella, vero Paolo? Gargamella, sì, non sono stato l'unico, però credo che sono stato quello che gli ha dato la voce per il tempo più lungo. Quindi. Prima di me c'era Gastone Pescucci, che credo che andò in Brasile, poi dopo qualche anno è morto, e io sostituì Gastone. Va bene, però insomma tutti i personaggi da cui vi vedono circondati i nostri amici hanno mandato il controselfie al 328-7948-796. Siamo su YouTube, sul canale, anche in diretta, andate a iscrivervi al canale YouTube. Su Instagram ovviamente ci sono tutte le storie, e poi c'è un'app Radio Cigliano, potete scaricarla per iOS e Android e installarla sul vostro telefonino. In questa maniera saremo sempre insieme a voi. Allora, io non ho aperto ancora niente qua, ma ci stanno una marea di amici che ci stanno seguendo: Alessandro, Matteo Tovazzi, c'è Francesco, Carlo, Angelo, c'è Claudio, Alessandro, Federica, Paolo, veramente un sacco di gente che stanno guardando. Che cast indimenticabile, ricorda Francesco che dice: Marco Bresciani, Aurora Cancian, Paolo Buglioni, Alex Polidori, Valerio Ruggeri, Manuel Meli. Che cast indimenticabile, sta parlando. E ricorderei anche Mino Caprio. E Mino Caprio, sì. Io Mino Caprio lo voglio ricordare con affetto, veramente, perché è importante, dobbiamo ricordarlo. Ciao Mino, se ci stai seguendo. Non ricordare troppo, che sembra che povero Caprio, cioè, lo salutiamo. No, Marco, è solo un saluto. No, non voglio assolutamente dire.
perché altrimenti succede chissà che. No, 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 assolutamente no. Vabbè, allora, potete condividere il vostro video, potete restare con noi e ricordatevi che tra un po' vi coinvolgeremo anche in tutte le nostre attività. E in questo momento sta partendo anche la diretta su Instagram, che mi ero dimenticato di far partire, ma lo dico, quando c'ho molto tempo, come in questi giorni che siamo un po' più a casa, la diretta è sempre orba di qualche cosa. Ciao popolo di Instagram, benvenuti su Radio Cigliano. Allora, Winnie the Pooh, un fenomeno che va avanti da quanto, Marco? Quanti anni sono? Da quando è che lo fai? Da quando sono piccolo, nel senso, lo faccio, no scherzo, lo faccio, ero già grande, lo faccio dall'87. Dall'87, quindi insomma sì, 30 anni abbondanti. Triste, che spesso incontri delle colleghe anche carine che ti con cui allegge e fa: tu sei Winnie the Pooh, eh? Io ci sono cresciuta e tu vorresti sparare. <buco. Te> vorresti... Però, praticamente insomma, te vorresti sparare, praticamente, perché esatto. non è proprio il massimo. Però insomma, veramente no. Abbiamo voi, soprattutto con la vostra interpretazione, avete veramente cresciuto tante generazioni. Le mie figlie, quando adesso una è appena andata via, ma mi diceva: ma veramente ci sta il cast di Winnie the Pooh? Eh sì. Senti un po', le canzoni di Winnie the Pooh le facevate voi? Come funzionava lì? Perché lì cantavano anche. No, io no, non le ho fatte io. Io le ho cantate tutte. Io quanto. Pure, è una cosa difficilissima con questa voce. Arrivava a note terribilissime. Come facevi a prendere le note con sta voce, Paolo? Era il problema. Io naturalmente ho una voce bassa, ma l'americano ce l'ha più bassa di me, e quindi ogni volta era una sofferenza. Con chi le facevate? Con Brancucci? Con chi era? Che... Con il maestro Brancucci, nelle sale di incisione che girava di volta in volta. Sì. Allora... Beh, insomma, comunque è stato un onore cantare per la Disney, no? Perché poi sono cose che rimangono, diciamo, quasi scolpite, no? Beh, certo. Diciamo che... No, con la Disney ho cantato solo in Red e Toby, Nemici Amici. Anche quello secoli fa. Vabbè, però insomma, poi come si dice sempre, quando uno mette in archivio un classico Disney, come può essere Winnie the Pooh, ma come ce ne possono essere tanti, comunque, che piacciano o no il genere dei cartoni animati, è un punto d'arrivo della propria carriera che va fissato, secondo me. L'idea è questa che ho del... Mentre invece c'è un nostro amico, aspetta, me lo so perso, che dice: Sasha chiede a Marco se ricorda di qualcosa della lavorazione proprio di Aladdin, dove facevi Iago, se c'è stato qualcosa di particolare, qualche situazione particolare che hai vissuto. Allora, di Aladdin io ho avuto la fortuna di assistere al monologo che fa il genio interpretato da Gigi Proietti, e in quel monologo Gigi Proietti cambia tipo 300 voci in 20 secondi, sì. È un monologo dura un paio di minuti, dove Gigi era, no, bravo, una cosa da perdere la testa, una bravura straordinaria, faticosissimo. Lo fece una volta, la seconda volta lo rifece perché era un po' fuori sync su un punto. Appena fatta la seconda volta, l'assistente tentò di dire una cosa e lui disse: de che morte vuoi morire? Porca miseria. È stata veramente una fortuna vedere quel pezzo di doppiaggio, che se lo vedete nel film di Aladdin, c'è il genio che cambia 30 voci, intonazioni, canta, smette, piange, ride in 2 minuti, è una cosa straordinaria. Questi sono i pezzi one shot, lo devi fa buona la prima, perché altrimenti perde tutto. Fece la prima, la seconda, la terza, disse proprio, non si fa, è finito là, va bene. E invece Aurora, la gentile Kanga, no? Questa sì, mamma sì. Sempre mammona, è la mamma, è la mamma, certo. Le torte, e quindi lo chiama sempre: è pronto? Sempre dolce, dolcissima, anche forse sì. Un po' troppo, un po' smielatina. Beh, diciamo, guarda, il nostro lavoro è proprio bello, perché nell'arco della stessa giornata passi da Kanga e poi magari il pomeriggio fai Blacklist, dove sei una terribile. È vero, è proprio bello, come bello, dice il nostro, sì. Come dice il mio psicologo, avete bisogno tutti di uno psicologo per curare la schizofrenia che vi contraddistingue, perché siete veramente, no Paolo, come siamo un po' schizofrenici noi al doppiaggio?
Ma se lo siamo, io ad esempio non ho questo problema, perché io diciamo su 100 giorni di lavoro, per 100 giorni ho fatto il cattivo, quindi il ruolo è sempre quello, era sempre un cattivo meno Winnie the Pooh. Ecco, Winnie the Pooh invece è un personaggio buono, che è sfortunato, che piange, però insomma la mia carriera è stata basata sui cattivi. Quelli ne hai fatti parecchi, anche forse anche qualcuno con una pelle un po' colorata a volte ti è capitato di fare? Sempre, io sono un africano ad onore. Sei africano, sì, te c'hai la cittadinanza, albino. La doppia cittadinanza, Namibia e Italia praticamente, perché stai su due entrambi i continenti. La nostra vignettista, che si chiama Paola Di Andrea... Scusami adesso, però voglio dire una cosa al volo. Dimmi. Che parlando di psicologi, secondo me lo psicologo non è tanto per noi, quanto per i nostri figli. Tu prova a immaginare, no? La mia figlia che va a scuola dice, i colleghi fanno: ah, mio padre è bancario, mio padre è assicuratore, mio padre è ingegnere, mio padre invece è Winnie Pooh, capisci? Che no, è tremendo. Mio padre è I.O., no? Mia madre è Kanga, guarda che dura. Pensa con mio padre Kenny il guerriero che ho dovuto soffrire io. E in tutto questo io ho sempre detto alle mie figlie: dite che papà fa l'impiegato, perché è meglio, capito? Che impiegato dove? Non lo so, siete piccoli, non lo dovete sapere. Allora, la nostra vignettista ha preparato delle vignette per voi. Questo è Marco, ti vede in questa maniera, la nostra vignettista Paola D'Andrea, e ti vede insieme a quello, come si chiama? Non me lo ricordo mai, quello col fucile. Quello che fa... ti prendeva o fa la butta di un coniglio. Non mi ricordo come si chiama, porca miseria. Taddeo. È vero, è Taddeo. E poi c'è Winnie Pooh e poi c'è Iago, insomma. E che poi sta... c'è Iago, che è la vendetta di Winnie Pooh, perché sì. Mentre Winnie Pooh è buono, Iago è cattivo, è cattivo da morire. Sono stato molto contento di aver doppiato Iago. Poi mi farò un po'. Guarda, ve la faccio subito la domanda, poi vediamo la caricatura per Aurora. Ma che cosa è meglio doppiare in un film? Un protagonista o un antagonista? Dove vi divertite di più? Aurora, dove ti diverti di più? La buona o la cattiva? In tutte e due. Perché veramente a me capita di fare sia le buonissime, le dolci, le lacrimevoli, che quelle toste, quelle dure. Ecco, in Blacklist doppiavo un personaggio che è chiamato Mr. Kaplan, quindi è terribile. Quasi un Oppure uomo. Anche Sneaky Pete, cioè di cattive ne ho doppiate tante, donne dure così. Ma quindi no, mi diverto comunque perché mi piace recitare, sono appassionata al mio lavoro. È brava. Paolo, dove ti diverti di più? Nel buono o nel cattivo? È domanda pleonastica questa forse. Ma ci si diverte, secondo me, i protagonisti sono quelli che guadagnano di più. È vero. E restano poi nella storia del doppiaggio di quel film. Però quasi sempre come divertimento, come soddisfazione, si ha magari a fare quel carattere, quel cameo, o l'antagonista. Io ne ho fatti tanti di antagonisti, proprio perché ho fatto il cattivo, quello che alla fine muore, quello che perde, sì. Specie nei film americani il bene vince e il male perde. Però il carattere, il caratterista, il personaggio che racchiude tutta la sua partecipazione al film in una o due scene, in genere ci si diverte di più, almeno per me. Marco, dove ti diverti di più? Sì. Iago o Winnie Pooh? Io protagonisti ne ho fatti veramente pochi, se non per cartoni. Poi con questa voce, diciamo, particolare che ho sempre fatto personaggi molto caratteristici, ciccioni un po' per voce volto, poi omosessuali, gay, ho fatto un sacco di personaggi buffi e strani. Protagonisti... Che però uno si diverte di più in quel senso, secondo me, cioè c'è più reciti di più, no? Beh, ci si diverte molto, sicuramente quando hai di fronte un carattere hai molto da imparare e molto anche da dare, se si può dire così. Guarda, Aurora, come ti vede così la nostra vignettista? Una ragazza! Sì, vabbè, così ti vede, ognuno ha la sua visione nostra, no? Ci vedono un po' come vogliono. E poi c'è Kanga, ma anche altri personaggi che hai fatto, che però dal disegno non li riesco a capire. Secondo me quello sopra è un cartone animato. Non riesco a individuare quali sono. No, andiamo a vedere quelli. Dire chi sono. Paolo pure, un giovane Paolo Buglioni, insieme a Samuel Jackson, a I.O. e quello sopra non so chi è, te lo sai riconoscere, Paolo? Quello sopra dovrebbe essere un film, il personaggio
di un film, questo era il secondo film, un film horror, che poi ne è uscita un pagliaccione, non Joker, ma un FX2, una cosa del genere. Ho capito, ho capito. Vabbè, vedi, ci vedono così, che ognuno di loro ci associa ad un personaggio, ed è certo. Giusto che sia così. Metto un maglione perché sono all'aperto io, quindi... Ah, vedi? Questo freddo... freddo. Vado fuori all'aperto, come la versione estiva. Sì, Bresciani, visto che c'ha il terrazzo, dice: mi sono rotto di sta dentro casa, voglio uscire, almeno faccio la trasmissione, la faccio all'aperto, questo freddo. Allora, però io non vi voglio conoscere soltanto dal punto di vista delle chiacchiere che facciamo, ma anche dal punto di vista musicale, perché è quello che secondo me dà qualche cosa. Allora, chi di voi vuole cominciare? Chi vuole cominciare con il disco? Potete andare come vi pare, veramente. Chi vuole cominciare? Io. Comincia Aurora. Allora, mi dici che numero di disco, Aurora? Il primo. Il uno. Primo. Io lo carico, ti do la telecamera. Beh, questo è un bellissimo pezzo, veramente un bellissimo pezzo. Spiegami perché l'hai portato questa sera. Benissimo. Allora, intanto perché domani è il 1° maggio, quindi volevo senz'altro ricordare questa data. E poi perché è stato uno spettacolo, il Bella Ciao, che io vidi, io sono di Torino, quindi abitavo ancora a Torino, 1965, la primissima volta che vidi sul palco Giovanna Marini, che incontrai poi anni più tardi come mitica fondatrice della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, e ho frequentato anche i suoi corsi di Modi Contadini, delle canzoni politiche. E questa canzone è bella perché sono gli inizi del Novecento, la coscienza delle lavoratrici, e quindi sì, bisogna assolutamente ricordarlo. E hai ragione, Aurora, domani è il 1° maggio, quindi cosa meglio? Tra l'altro questo è un pezzo del 2014, è una riedizione di quella del 64 che fecero al Festival di Spoleto, ebbe un clamore pazzesco perché fu una rivoluzionario questo testo, veramente, testo e musica ovviamente. Questa è una riedizione del 2014, ma ebbe una tale risonanza a Spoleto, soprattutto perché era composto da varie canzoni, questo spettacolo, con la regia di Filippo Crivelli, e la canzone Gorizia, che è una canzone critica sulla Prima Guerra Mondiale, la cantante che di solito la cantava era giù di voce, e quindi la interpretò un altro collega che aveva delle strofe diverse, e una delle strofe era contro gli ufficiali. Ufficiali, questa guerra l'avete voluta. E allora venne bloccato subito lo spettacolo, come vennero, credo, anche proprio mandati, forse una notte in gattabuia, per vilipendio alle forze armate. Hai capito? E allora di lì invece fu il lancio. Eh sì, perché poi quando sono usciti dalla gattabuia lo spettacolo è esploso, è diventato popolare in tutta Italia. Ce l'andiamo a ascoltare. Questo è il cast di Bella Ciao del 2014, dello spettacolo Bella Ciao, e ci andiamo ad ascoltare La Lega, Sebben che siamo donne, su Radio Cigliano. Sebben che siamo donne, paura non abbiamo. Devo abbassarlo, sapete che vi ho detto che abbiamo problemi di copyright su Facebook, ma se volete potete andarlo ad ascoltare pulito sulla app Radio Cigliano. Si è collegato anche Nunziante Valoroso, che è un esperto di tutti i film di Disney, quindi ne sa qualche cosa. Aurora Canchan su Brigitte Nielsen in Fanta Ghirò, Paolo Buglioni su Gerald McCraney in Agli Ordini Papà, Marco Bresciani su Gedde Watanabe, il ragazzino cinese in un compleanno da ricordare. Giuseppe vi mette insieme a questi personaggi della vostra carriera. Sappiate una cosa: se avete bisogno un giorno di avere un curriculum, sai, per l'Imaie, che ne so, una cosa di questo tipo, lanciate un appello su Facebook e vi tirano giù tutto il curriculum fino all'ultimo del brusio che avete fatto nell'anteprima. Me lo scrivo. Come si chiama questo nostro amico? Questo nostro amico si chiama Giuseppe
Beppe Leggio, c'ha un nome evocativo che ci ricorda molto. Certo, quindi... visto, ma sarà un nickname. Può essere, però lo trovate così. La faccia di Get Watanabe, se vuoi te lo mostro. Fammi vedere. Ecco. Aspetta. Andiamo in... è veramente orrendo, cioè non so perché capisci che mi hanno fatto doppiare, sì. Sì, vabbè. Voglio dire, non è che adesso tu puoi aspirare a doppiare in diciamoci la verità. È tremendo. Paolo, veramente la professione più in carne, ecco. Troppo secco, dici che ti trovi male. Troppo secco. Vabbè. Sentite, ci abbiamo ancora, 40 secondi, non voglio dire cose nei fuori onda che poi dovremmo interrompere, però insomma, momento difficile, lo liquidiamo rapidamente perché è un momento veramente difficile questo che stiamo attraversando e che ci fa essere qui con Riquadri e non qui di persona. Però io vi faccio vedere, qui accanto a me, vedete, c'è spazio accanto a me, c'è parecchio spazio qui alla mia scrivania e mi farà veramente piacere invitarvi un'altra volta di carne, in carne ed ossa, nella stessa composizione in cui siamo questa sera, per farla vera la puntata, perché ora la stiamo facendo virtuale, poi la faremo vera ed è bello riprovarci e farla. Aspettate, con la pizza però, perché quello, ti ricordi stasera, aspetta un attimo Paolo, il cast di Bella Ciao, Sebbene che siamo donne, La Lega è il primo pezzo che Aurora Cancian porta alla vostra attenzione questa sera su Radio Cigliano a dopo cena con. Stavamo ricordandone fuori onda con Paolo Buglioni che quando è venuto qui in trasmissione c'era la pizza. Ricordando amaramente, perché tu con sto fatto del coronavirus stai a risparmiare pure sulla una pizza, cioè fai una trasmissione a gratis. Io non so quanto voi avete risparmiato di argent de poche, di proprio dei soldi che si portano in tasca in questi giorni. Io sono stato chiuso dentro casa, quando andavo al supermercato, soprattutto i primi giorni, pagavo con l'orologio per non proprio manco toccare nulla, manco dargli la carta di credito alla cassiera. E quindi mi sono ritrovato che i soldi che avevo il 9 marzo in tasca li ho spesi ieri. Quelli proprio che avevo in tasca, i spicci, tutto quanto. Siamo rimasti... sì, perché anch'io sto pagando solo con la carta di credito. Cioè. Sì, perché ci abbiamo paura. Ma voi come state vivendo questo momento? Due brevi battute, anche semplicemente per far vedere la vignetta del... questa è ufficiale, del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Io resto a casa, lascia il virus fuori dalla porta. È proprio... Come la state vivendo, Aurora? Come stai vivendo questo momento tu? Ma io dal punto di vista di restare a casa sono contenta, perché avevo delle cose in arretrato, carte, sto buttando via lettere di fidanzati, vecchie foto, sto facendo un po'. Sta facendo la pulizia proprio totale. sì, queste cose qua. E poi invece le riflessioni che si fanno su, sarebbe bello che questo tempo sospeso ci portasse a un cambiamento, no? Un cambiamento a noi, ognuno personale, un cambiamento nei rapporti, un cambiamento, un miglioramento nelle situazioni lavorative. Chissà se forse noi abbiamo, se questo virus ci è venuto perché abbiamo così depredato la terra, forse anche questo conta, avere più spazi verdi, avere rispetto per la terra. È vero. È tutto un ridisegnare, no? Stiamo ridisegnando tutto quanto e speriamo che questa volta questa botta che ci è venuta, che ci è stata data, ci insegni a ridisegnare bene, no? Che dici Marco? Come la vedi tu questa situazione? Tu chi? Marco. Ah, guarda, io purtroppo a me è cambiato poco, perché in realtà io ho la fortuna di firmare un programma in Rai che è considerato informazione, quindi siamo sempre andati in onda, io sono sempre andato a lavorare, quindi sono sempre uscito con grande paura, però insomma, stando attento, e anche la Rai, devo dire, ci ha dato un po' una mano, nel senso mascherine, guanti, cose, certo, sempre a distanza di sicurezza, però insomma certi primi giorni non eravamo proprio contenti di dover andare per forza, però facendo un'informazione uno lo deve fare, e poi penso sempre che in queste situazioni
ognuno debba fare la sua parte, nel senso, se poi tu fai questo è giusto che tu lo faccia, nel senso, Marilyn Monroe andava a cantare per i militari, quindi se tu hai scelto questo mestiere e questo mestiere ti dice che tu devi andare, tu devi andare. È un po' The Show Must Go On, no? Un po' The Show Must Go On. Non ci siamo tirati indietro con tutta la paura e abbiamo continuato a lavorare. Certo, le misure di sicurezza che sono state prese adesso non erano quelle di un mese fa abbiamo cominciato che diciamo paura e basta, poi piano piano sono venute le mascherine, poi i guanti, poi le distanze, poi insomma adesso siamo tutti più tranquilli, però i primi giorni siamo un po' preoccupati. Paolo, invece te come la stai vivendo questa situazione? Ma io l'ho presa abbastanza bene, nel senso che la mia giornata è trascorsa tra lunghe file al supermercato, dal macellaio, dal giornalaio, e poi ho avuto modo di rivedere tanti, io sono un appassionato di storia del cinema e mi sono rivisto tanti film muti, da Nascita di una nazione a Murnau. Sono un po' preoccupato, non tanto per la mia salute, anche se io sono a rischio, cioè ho 70 anni e insomma speriamo che non mi accada nulla. Sono molto preoccupato per i ragazzi, per la situazione economica, per quello che succederà da qui a 2 anni, a 3 anni, per tutte le filiere che rimarranno senza lavoro, quello del turismo, quella nostra dello spettacolo. Io non credo che i teatri e i cinema riapriranno tanto facilmente, e questo si porta dietro la produzione cinematografica, la produzione teatrale. Noi del doppiaggio probabilmente ci salveremo perché facciamo televisione, la televisione comunque deve riempire i suoi palinsesti. Sono preoccupato per la situazione, per i miei figli e per tutti i figli, certo, del mondo. Certo, è quello che stiamo dicendo, che comunque si dovrà ridisegnare il tutto chissà come, perché lo stiamo iniziando a ridisegnare adesso, non sapremo come andrà a finire, ragazzi. Stiamo facendo una parte di storia che forse non avremmo voluto fare, perché ce ne fregava niente di farla assolutamente, però nei fatti la stiamo un po' facendo. Lo so, è una bella testimonianza quella che fate. Mentre invece il nostro amico Marco Lorenzetti, che è un grande illustratore, ha fatto al volo questa immagine di Io, Kanga e Winnie the Pooh che guardano Radio Cigliano al computer. Grazie. Poi questa ve la mando, ovviamente. Allora, è il momento della domanda facile facile per vincere una telefonata, per parlare un attimo con i nostri amici che sono qui stasera, non in studio ma virtualmente. Allora, la domanda, per rispondere alla domanda, solo ed esclusivamente al numero WhatsApp, quindi su WhatsApp al 328-7948-796, no su Facebook, solo su WhatsApp. E la domanda è semplice, attenzione: in Winnie the Pooh Aurora doppia Kanga, la madre di un cangurino vivace. Come si chiama il cangurino? 328-7948-796. Potete da questo momento rispondere e vincere la telefonata. C'è un nostro amico Matteo di Padova che con il suo piccolino che segue dopo cena con, da quando era nella pancia della madre, dice: scusate, posso fare un salutino perché deve andare a letto. E allora ti facciamo un salutino. Ciao, grazie di aver mandato il tuo controselfie. Buonanotte. Dunque, chi è il secondo? Buonanotte, certo, come aspetta. Ti chiami? Buonanotte, ciao, tanti sogni, bei sogni. La super materna Aurora Cancian, che è proprio è nel suo DNA, te potevi fare solo tu Kanga, la potevi fare veramente. Allora, chi è che vuole mettere di tra Paolo e Marco il brano adesso? Poi l'ordine sarà sempre questo. Vai, vado io. Vai tu. Mettiamo questa canzone, l'ho scelta perché una delle cose che mi mancherà per colpa di questo Covid-19 sarà il Giro d'Italia. Mi piace vedere in televisione il pomeriggio i ciclisti che sudano, che si battagliano sulle salite delle Alpi e degli Appennini. È un grande io sono sempre stato un coppiano, anche se non me lo ricordo, ero piccolo, però leggendo tra Coppi e Bartali sono un coppiano, e quindi Coppi
di Gino Paoli. E allora ce l'andiamo ad ascoltare in diretta su Radio Cigliano, è il primo pezzo di Paolo Buglioni, ascoltate, perché questo è anche conoscerli attraverso la musica, che secondo me è sempre specchio dell'anima, in diretta sempre su Radio Cigliano. Un omino con le ruote. La devo abbassare purtroppo, la cattiveria di Facebook, che almeno in momento di Covid-19 potrebbe lasciare aperto e togliere i suoi bot, no? Per farci fare la trasmissione, invece gliene frega veramente poco. Allora, tanti amici, la mamma, la voce di Atena in Pollon. Ah. Te la ricordi? Atena, sì, certo, in Hercules. In qua dici in Pollon? E Pollon, sembrava chissà, forse anche... vedi, uno può sbagliare i titoli. Ti beccano, ma magari ti hanno beccato su un cameo di una puntata, capito? Che chissà che, chissà che cos'era. Perché poi loro dicono: ma tu hai fatto. Non me lo ricordo. Loro ogni tanto dicono: ma tu hai fatto quel personaggio di puntata? Ma io come faccio a ricordarmi il personaggio di puntata? Sì, sì, sì. Paolo, tu ti ricordi tutti i doppiaggi che fai? No. Lo dicevo prima. Che probabilmente un chirurgo non ricorda tutte le operazioni che ha fatto, si ricorderà quelle che hanno dato particolari problemi oppure quelle che hanno significato qualcosa nella sua carriera, ma non può ricordarle tutte. E così io non ricordo assolutamente tutto quello che ho fatto, ricordo alcune cose, di certe cose, alcuni turni. L'aneddoto. Con aneddotiche strane, colleghi con cui si rideva. Adesso non ci sarà più neanche quello da qualche anno, perché si lavora da soli ormai. E adesso ancora di più, proprio non potremo più lavorare insieme. Ho già cominciato dei turni di lavorazioni che si facevano tutti quanti insieme, ancora resistevano, che si facevano insieme, sono state smembrate, si lavorerà, ti ripeto, ci reinventiamo un po' il mondo rispetto a quello che abbiamo fatto. Però è un po' come voi, che se adesso noi prendessimo un Rinaldi, una Calavetta degli anni 60 e la mettessimo oggi davanti a un microfono a doppiare, non sarebbe capace probabilmente. Voi che ne pensate? Non sarebbe capace, farebbe due farebbe anelli a turno. Capacissima, sì. No, ho capito, certo, perché comunque... troverà che magari i ritmi sono infernali. All'epoca facevano più prove, noi adesso forse avrebbero il coraggio di dire: sai che c'è, vado a casa. Sì, arrivederci signori, io me ne vado, perché esatto. Veramente adesso passa c'è un passaggio in originale e ti dicono: vuoi incidere? Dico: ma scusa, voglio prendere le misure. Ma vorrei vedere, porca miseria. C'è il nostro amico Nunziante Valoroso che ci manda una chicca della quale io non posso far sentire l'audio perché non c'è, ma vi posso far intravedere il video. Questo, guarda, si chiama proprio il file doppiaggio Disney Aurora Canchan. E qui si vede però l'attrice che lo faceva. Già, questa è l'attrice americana. L'attrice americana, che sì. Ha doppiato. Lei è la voce di Grandma. Grandma è Re De Tobin, Amici Amici. Sì, era una civettona. Guarda che bello, bellissimo. Questo è un pezzo bellissimo. Storico, me l'ha mandato, me l'ha suggerito. E qui si vede il doppiaggio, sì, di come le faceva. Bellissimo. Poi più in là, adesso io devo disannunciare, ma più in là si vede anche che mentre lei disegna, c'è un mentre lei canta, c'è un disegnatore che prende degli appunti, come se stesse elaborando dalle canzoni e dal vedere l'attrice come si muove, anche un po' per i movimenti. Già. Scusate, vado a disannunciare il disco. Questo era Gino Paoli Coppi, l'abbiamo attinto dal 1988, lo stiamo ascoltando in diretta su Radio Cigliano ed è il primo pezzo che Paolo Buglioni porta alla vostra attenzione in questa bella puntata che prende un po' spunto da Winnie the Pooh, che è un pretesto solamente, ma per presentare tre professionisti eccezionali del doppiaggio che hanno fatto in un modo o nell'altro la storia del doppiaggio veramente e che sono Marco Bresciani, Aurora Canchan e Paolo Buglioni in diretta qui su Radio Cigliano. Si sono fatte le 21:39, io direi di lanciare anche il pezzo di Marco che abbiamo tenuto per ultimo. Quale pezzo metto? Che numero metto? Ma guarda, io partirei dal primo. Allora andiamo in ordine per ora. Dimmi tu perché hai portato questo brano? Il primo perché con quel pezzo ho imparato a suonare la chitarra. Ah, vedi.
non solo la chitarra ma anche l'armonica, perché il pezzo è un pezzo di Edoardo Bennato e quindi ho imparato a suonare chitarra e armonica insieme. Ed ero giovinotto, andavo addirittura a suonare a Piazza Navona, un pezzo che mi ricorda proprio anni molto belli, divertenti, e la chitarra la suono ormai pochissimo, quindi mi piaceva risuonare la chitarra almeno questa sera in questa radio. E allora la suoniamo virtualmente, ovviamente, attraverso questo pezzo che vai a spolverare dal 1980, è un bellissimo pezzo di Edoardo Bennato che va benissimo intorno a un falò d'estate, spopoli veramente, l'isola che non c'è su Radio Cigliano. Ah, che meraviglia, bello. Perché poi ognuno di voi, allora, voi succede, vi capita di stare, che ne so, in macchina, state andando a un turno magari sulla famigerata tangenziale, quella che facciamo avanti e indietro come se non ci fosse un domani, no? E a un certo punto parte una canzone alla radio, una canzone che magari non senti da un po' di tempo, e tu inizi a sentire un po' l'odore di un momento, un'immagine ti appare davanti agli occhi. Per voi la musica vi fa questo effetto? Marco, ti fa questo effetto a te? Ma solo questo effetto, la musica è bella per questo, la musica è un ricordo, un'immagine, è un frame, manca un film intero, insomma la musica è questo, ci entra dentro, nel cuore, nell'anima, insomma. Non ci sono pezzi che non ti ricordino qualcosa o qualcuno, un volto o una voce. È vero, Paolo, anche a te ti ricorda, ti parte un pezzo e ti evoca qualcosa? Io purtroppo ho smesso di ascoltare musica frequentemente, di averla come tappeto della mia giornata intorno alla metà degli anni 70, 80. Poi sono un ascoltatore molto distratto. Per quella che mi ricordo, che è quella degli anni 60, i cantautori fa parte di me, del mio passato. Certo, è la colonna sonora della mia vita, perché ho continuato ad ascoltare quella. Certo, è sempre, diciamo che è la tua base, che poi è quella che ti è portato dietro sempre. Esatto. Sì. Aurora, a te ti viene in mente qualcosa? Io amo diversi generi, ecco, non ce n'è uno solo. Mi piace la musica classica, la sinfonica, la popolare, a seconda dei momenti. Mi piace cantare, quindi canto anche. E insomma, la musica poi è universale, no? Non c'è bisogno di traduttore. È vero. E allora, intanto io vi devo chiedere, perché ci sono anche dei nostri amici che vi fanno delle richieste. Per esempio, Daniele chiede a Paolo se puoi salutare il pubblico come farebbe Gargamella. Come farebbe Gargamella, Paolo? Ah, maledetto pubblico, vi odio! Comunque vi saluto, ciao pubblico! Perché sarebbe incazzato Gargamella anche nel salutare il pubblico. Odia tutti. È un odio totale, un odio totale. E ovviamente ci sta Giorgio che dice Marco, se puoi fare un saluto come farebbe Winnie the Pooh al nostro pubblico. Oh, rabbia, proprio un saluto dobbiamo fare? E abbiamo appena iniziato. Beh, molto bene. Come ti chiami? Si chiama Giorgio. Ciao Giorgio, spero tu sia bambino, perché sei grande, un po' ci lascia perplessi. È vero, però non è vero, perché come ripeto, a me quando tanta gente che interagisce con me anche nelle dirette mi dice: sapete, voi ci avete presi che eravamo piccoli e ci avete portati per mano attraverso, siamo cresciuti con voi, siete un po' la colonna sonora della nostra, la vostra voce, le vostre frequenze, la vostra canna, come la diciamo noi all'Egio, è quella che ci ha seguiti da sempre, quindi è bello, è una cosa che ci piace. Aspetta che disannuncio, poi abbiamo un vincitore per la telefonata. Wow. Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, è il primo brano che ci fa conoscere i gusti musicali e l'anima musicale di Marco Bresciani qui su Radio Cigliano. Io sto chiamando adesso un nostro amico, perché devo dire che la domanda non era semplice, era imbarazzantemente semplice, proprio l'ho veramente esagerata. E vi sto portando in Sicilia, vediamo se il nostro amico risponde. Che sta... Pronto? Pronto, Marco! Ciao! Come stai? Tutto bene, voi? Tutto bene, sei in diretta su Radio Cigliano perché hai risposto per primo alla domanda stupida, oggi era veramente stupida la domanda, di Radio Cigliano. Come si chiama il cangurino figlio di Kanga?
Si chiama Ro. Si chiama Ro, vedi, lo sanno tutti quanti. E allora siamo contenti. Che poi c'è stato, questo è un problema, è un irrisolto secondo me di Winnie the Pooh, no? Perché in originale la mamma si chiama Kanga e il figlio si chiama Ro, ma che è Ru, perché Kangaroo, Kangaroo vuol dire canguro in giapponese, in inglese. Mentre invece questo è un irrisolto della versione italiana. Giapponesi li fa bresciani. Tutti, tutti. Tutti quanti. Allora Marco, intanto come va Cani Catti? Come procede? Tutto bene, la situazione comincia a normalizzarsi come nel resto d'Italia naturalmente, e anche se comunque dobbiamo tenere alta la guardia. Sì, perché intanto vi faccio vedere Marco, visto che sta parlando, eccolo, ecco com'è il suo aspetto. Ciao. Non è solo una voce, ci ha messo la faccia anche lui. E, tra l'altro io quello che ho visto, perché ieri oggi sono andato a lavorare, è che molta gente sta uscendo di casa come se niente fosse, anzi come se fosse Antani, nel senso che hanno come se la fase 2 fosse cominciata. E infatti proprio nel mio palazzo oggi si sono beccati una multa perché c'erano un sacco di ragazzi giovani 19-20 anni che si erano assembrati in 12. È arrivata la polizia e gli ha fatto un bel multone, perché non si può fare, dobbiamo stare attenti, dobbiamo ancora stare riguardati a casa, e questo è fondamentale. Sì, si pensa che possano uscire tutti, invece comunque non si può ancora uscire liberamente, poi il discorso dei congiunti che è molto molto vago. Allora, oggi mi ha fatto vedere mia figlia il grafico di Google, che quando ha fatto l'annuncio Conte, due minuti dopo è schizzata la ricerca della parola congiunti su Google, perché la gente non sapeva che cazzo volesse dire. Che è meraviglioso. Ma se questo. Tu guardi in questo momento sui giornali di annunci tipo Porta Portese, trovi cercasi congiunto preferibilmente al mare, capito? Cosa del genere. Meraviglioso, meraviglioso. Allora Marco, hai qui un tuo omonimo, Marco Bresciani, Aurora Canciani e Paolo Buglioni, puoi chiedergli quello che vuoi. Ma vorrei chiedere qualche piccolo consiglio per continuare ad esercitarsi con la recitazione durante questo periodo, dato che comunque le compagnie teatrali non si parla di riaprirle e c'è tutto fermo nel mondo dell'arte. Come possiamo sfogarci? Questa è la mia domanda. Allora, premessa, Marco studia recitazione in Sicilia e vorrebbe poi anche fare doppiaggio, ma insomma aveva anche degli impegni teatrali piccoli che poi sono saltati, quindi comunque è un nostro collega in erba, è giovanissimo, 19 anni Marco? No, 21. 21 anni, quindi è giovanissimo. Ecco, come ci si avvicina alla non più da bambini a questo mestiere secondo te? Paolo, parto da te. Beh, fatta in questo momento la domanda diventa estremamente difficile rispondere. Come se faceva prima, adesso è difficile. Lascerei passare un po' di tempo in modo che le cose si normalizzino un po'. Per quanto riguarda l'attore in generale, si fa come si è sempre fatto. Dovrai andare in giro, scegliere delle compagnie, farti vedere, farti apprezzare, cercando di stare. Un pesce deve stare nel mare, se uno vuol fare l'attore deve vivere dove vivono gli attori. Una volta, quando Cinecittà lavorava, c'erano centinaia di persone che la mattina prendevano il tram che andava a Cinecittà, il tramvetto bianco e blu che fermava davanti a Cinecittà, e entravano e andavano al bar, andavano davanti agli studi e cerchi di essere scritturato, di farti vedere. Per quanto riguarda l'esercizio, adesso hai un sacco di tecnologia che può aiutarti, telecamere, telefonini, scegliti un pezzo che ti piacerebbe recitare, puoi anche copiare un pezzo di un film famoso e lo fai tu, o lo interpreti tu, ti metti con la telecamera e te lo registri e vedi dove ti piaci di più e dove ti piaci di meno. Quindi, per il doppiaggio aspetterei un po'.
Sì, meglio arrivarci quando la recitazione, cioè hai padronanza della recitazione un po' a 360 gradi, no? Diciamo che è una specializzazione quella del doppiaggio. Una volta che hai dentro qualcosa da poter dare dal punto di vista di recitativo, poi dopo ti specializzi nel doppiaggio, e questo è un po' il consiglio che diamo sempre. Marco, io ti ringrazio veramente per la telefonata, era un po' che non ci sentivamo, mi fa piacere averti risentito questa sera. Veramente, vabbè. È stato un piacere. In bocca al lupo, ciao Marco. In bocca al lupo, ciao. Da cotanti artisti veramente eccezionali. Aurora, ma tu come sei arrivata al... Perché non è che uno poi arriva alla recitazione, è un percorso un po' particolare, non è che ci si arriva così. Come si è arrivata? Mia madre era appassionata di teatro, quindi già, non so, mi ricordo alle elementari, tutte le settimane si andava a teatro il giovedì per gli studenti, e si andava a teatro a Torino, al Teatro Gobetti. E poi di lì, diciamo che lei è stata la mia prima insegnante, come si dice una poesia. Mamma era così appassionata che, seguendo gli speaker alla radio, si segnava gli accenti, e quindi mi ha insegnato, è stata la mia prima insegnante. La tua prima insegnante di dizione, cioè è fenomenale questa cosa, è bellissima. E poi a Torino c'era un centro sperimentale, ho frequentato questo centro sperimentale e ho cominciato a fare dei provini. Così, dei provini, provini in radio. Io ho il libretto di lavoro dal 66, e quindi ero minorenne accompagnata dalla mamma. Bellissimo, bellissimo. Quindi insomma è stato un percorso così, un po' forse... Ho cominciato così, poi è sempre provini. Ed è bella questa nostra... Cioè, quando dici, sì, sempre sotto esame, perché, no? Come non dice anche il grande di Edoardo, gli esami non finiscono mai. Non smetti mai. Poi forse... Perché uno si mette sempre in pista, non è che tu dici ormai questa cosa la so, no, è sempre un rimodellare, un entrare dentro, è un allargare il tuo sguardo, le tue curiosità. Questo è il lavoro dell'attore, per mettersi bene nei piedi di nelle scarpe di un altro, no, come dice quel detto inglese. Però tu devi sperimentare tante situazioni. Giustamente tu a quel ragazzo hai detto: prima impara a recitare, prima devi essere sicuro di avere provato tanti personaggi, perché poi quando sei chiamato al leggio per il doppiaggio, deve diventare quasi automatico che innesti quel personaggio, no? Li devi saper fare tutti quanti, non puoi avere la cosa che questo non lo so fare, questo non sono capace, perché perdi il ruolo, non va bene, li devi saper fare tutti quanti. Marco, ma secondo te c'è sempre da imparare? Cioè, anche noi che lo facciamo da tanto tempo, questo lavoro, eccetera, eccetera, ma comunque c'è sempre da imparare ogni volta? È un reinventarsi o si arriva a un punto fisso nel quale poi non hai più nulla da imparare? Come la vedi tu? C'è sempre da imparare, sempre da imparare, perché poi la recitazione non è soltanto emettere un suono, emettere delle vocali insieme a delle consonanti, è anche un modo di essere, un modo di comportarsi, un modo di sapere recitare. Guarda, io mi ricordo sempre, perché ho fatto poche cose, ho avuto la fortuna di fare sempre cose belle. Mi ricordo una volta che stavo al leggio con Oreste Lionello e facciamo un cartone animato, ora non mi ricordo quale fosse, e a un certo punto Oreste era già grande, già adulto, e lui faceva una voce veramente di quelli, un topolino, non mi ricordo cosa facesse, e io guardavo questo signore di 80 anni che ancora sta lì e faceva: perché io devo andare lontano, devo tornare a casa mia. E diceva: guarda che fortuna, no? Rimanere comunque bambini, rimanere ancora, dare ancora spazio alla fantasia, e quindi da personaggi del genere impari sempre, impari anche un modo di essere, un modo di vivere, un modo di essere spigliato, di non avere paura, ecco. Esattamente. Di non avere paura. E poi noi abbiamo una fortuna, secondo me, come in inglese, no? Recitare e giocare si dicono con la stessa parola. Noi lavoriamo, perché per carità lavoriamo, però poi ci divertiamo pure, è anche bello. Cioè uno esce di casa ed è contento perché si diverte, no? È figo. Beh, sì, insomma. Allora, una certa miniera, insomma. Aurora, il tuo secondo brano, quale brano? Ogni tanto vi sorprendo. Brano, che numero? Possiamo mettere
Esce Sole, il numero 4, perfetto. Allora guarda, ti lascio la telecamera, perché l'hai portato? E l'ho portato perché mi sono spellata le mani a vedere quello spettacolo meraviglioso di De Simone, La gatta Cenerentola, 1976. E tutti bravi, non c'era pezzo che tutti bravi, e Esce Sole e mi sembra il terzo atto. E sarà perché mi chiama Aurora? E allora questo Esce Sole, che è la speranza di queste lavandaie, perché senza il sole il loro bucato non sarebbe asciugato, ed è una musica bellissima che mi entra nell'anima proprio. Guarda, ce la facciamo entrare tutti quanti nell'anima insieme. Questa è la nuova compagnia di canto popolare. Sentite che cosa ha tirato fuori Aurora Cancian. Esce Sole in diretta su Radio Cigliano. La devo abbassare, però porca miseria, sarebbe che bello se... peccato! veramente appassionante. Allora, bellissima, c'è bellissima. Filippo che dice: un salto nell'infanzia con le vostre voci, ed è assolutamente condivisibile. Buonasera a tutti. Paola chiede a Marco se puoi salutare proprio lei, la nostra vignettista Paola D'Andrea, come farebbe Winnie Pooh. Ciao Paola D'Andrea, hai fatto veramente una meravigliosa vignetta. In realtà piacerebbe anche a Pimpi. Ora, dopo la faccio vedere. Ciao. Allora, vabbè, bravissimo. Perché allora, intanto, mentre Daniele Laudani si ricorda che Sasuke era in Ranma Mezzo, e questo è un cartone degli anni 90, ce lo ricordiamo tutti quanti, Nunziante dice, mi corregge Nunziante, dice che Kanga e Ro non è un irrisolto, bensì hanno sbagliato nei copioni nuovi e non hanno capito il gioco di parole che il comandante aveva mantenuto. Comandante, vi ricordate? Aveva mantenuto uguale. Però... la mamma Kangu, il figlio Roi. Kangu, però Roy non... Kangu e Ro, quindi aveva fatto Kangu e Ro, mentre invece nei copioni nuovi l'hanno chiamata Kanga e Ru, e hanno sbagliato questa... Ro, abbiamo sempre detto Kanga e Ro, Kanga e Ro, Kanga, però Kangaro è venuto fuori invece che Kanguro, capito? Vabbè, c'è anche Fabrizio Mazzotta che ci sta seguendo. Ciao Fabrizio, grazie di essere con noi. Fabrizio! Vedi che ci riuniamo un po' tutti quanti. Quanto c'ho? 2 minuti, quindi posso far vedere intanto una vista di un paese che io non conoscevo, che si chiama Omegna sul Lago d'Orta. Io non lo conoscevo, sta in Piemonte, e il nostro amico Paolo ci manda una vista del paese. Grazie Paolo per la vista. E poi ci sta il nostro Ignazio, che da Palermo vi vede attornia di tutti quanti questi personaggi. A Paolo lo vede con Cobra Bubbles di Lilo e Stitch, Basil di Basil Investigatopo, Gargamella dei Puffi, Io di Winnie the Pooh, e poi passiamo agli altri, Brendan Gleeson di Harry Potter, Charles Dance del Trono di Spade e Samuel Jackson di The Avengers. Vedi? Paolo si meraviglia. È gagliardo, eh? Allora, mentre invece per Aurora abbiamo Kanga di Winnie the Pooh, Era di Hercules, Granma di Red e Tobin Amici Amici, Falù di Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri, poi abbiamo Madeleine Everglot di La Sposa Cadavere. La Sposa Cadavere. Te lo ricordi? Poi dobbiamo chiedere a Mino Caprio, se se lo ricorda, perché forse se lo ricorda. Che me la ricordo, lei è la madre della sposa, quando vede avvicinarsi la carrozza loro sperano del futuro promesso sposo, perché porta soldi, con schifo dice: mercanti di pesce. Brava,
grande Aurora. Me la ricordo. Grande Aurora. Oppure andava, apre la cassaforte e passa un dito e nella cassaforte c'è la polvere. Non c'è proprio più il becco di un quattrino. Poi però ti vede anche con Anne Rattle Polle di Dark, Christine Eastbrook di American Horror Story e Carol McCready della Carica dei 102. Ah, mentre a Marco c'è Iago, c'è Taddeo, vedi, c'è Taddeo, abbiamo fatto bene. Poi c'è Vampirello di Basil l'Investigatopo, Gurghi di Taro nella pentola magica, Sasuke di Ramma Mezzo e poi Winnie the Pooh che è assolutamente immancabile. I nostri amici si danno un gran da fare e io li ammiro perché sarei capace di far mezza della cosa che fanno loro. Sono veramente molto bravi. Vado a disannunciare. Esce Sole, la nuova compagnia di canto popolare, alle 21.59 in diretta su Radio Cigliano. È il secondo pezzo che Aurora Cancian porta alla vostra attenzione oggi per conoscerla, per conoscersi, per marzullarci insieme, per fare quello che a quest'ora viene bene, parlarsi e confidarsi. E noi lo facciamo a dopo cena con... È il momento della clip misteriosa, foglio 2 di scaletta per tutti quanti voi. Vi ricordo che i nostri amici mi hanno portato delle clip, mi hanno sottoposto delle clip nelle quali ognuno di loro fa un piccolo monologo. E quale sarà il monologo? Da dove sarà tratto questo monologo? Da che film? Da che cartone animato? Da che telefilm? Io non posso dirvelo. Lo dovrete capire voi e per farlo dovrete assolutamente mandare la risposta sul WhatsApp, non sulla chat di Facebook, sul WhatsApp 328-7948-796. Come fare? Semplicemente dovete scrivere il nome dell'attore, del nostro amico che interpreta qui la clip, il nome della clip, il nome del film da cui è tratta la clip. Quindi e poi il vostro nome anche, perché noi non potremo mandarvi la foto firmata, autografata dei nostri amici, ma comunque vi arriverà la foto sul vostro WhatsApp. Chi vuole cominciare per primo? Chi vuole rompere il ghiaccio? L'avete detto in coro! Ah, in coro! Allora, in coro l'avete... Vai tu Marco? Comincia Marco, perfetto. Allora, io adesso ti do una basetta atta a... È molto complicato questo qui. Questo è complicato, anche perché Marco non è stato buono, è stato cattivello, diciamo la verità, perché questa se la indovina. C'è un elemento, allora ve lo dico, ho lasciato un elemento preciso nella narrazione che sentirete per cercare di riconoscere il film. È un ruolo pazzesco, io mi sono visto la sequenza ieri sera, Marco è stato di un bravo, di una bravura eccezionale, tra l'altro con un lieve accento napoletano, se non ho sentito male, vero Marco? Un lieve accento napoletano. E allora, signore e signori, attenzione, aguzzate le orecchie, perché questa è la clip misteriosa di Marco Bresciani. Il mio dramma è questo: tutti quei giovani, sani, forti, belli, chiusi in carcere per tanti anni, al freddo, al buio, senza amore. Ma come fanno a vivere? La mia è stata una chiamata, come dire, una vocazione, esiste una vocazione, no? Una notte in sogno vedo un giovane, un bel giovane, Bruno, che mi fissava da dietro le sbarre. Muoveva solo le labbra così, aiuto, aiuto. Guardi, mi viene ancora la pelle d'oca. Non l'avevo mai visto, giuro. Ma stia a sentire il seguito, signora Ginger. Un giorno accompagno un amico mio che aveva il fratello in carcere, no? Ed ecco il miracolo, stavo lì e chi ti vedo? Quello lì, bello, Bruno, quello del mio sogno. Non è una vocazione questa? Attenzione, avete sentito l'indizio? Un po' come Carlo Conti alla televisione. Vi ho lasciato un indizio importante. Ha chiamata signora Ginger. Lo diciamo perché questa è veramente complicata di clip. 328-7948-796 è il WhatsApp per indovinare la clip di Marco Bresciani. Mentre adesso... Quello che ho detto prima però per aiuto, che mi hanno sempre fatto doppiare personaggi, diciamo, un po'... Borderline, sì, abbastanza borderline. Fra Aurora e Paolo, chi vuole leggere la clip adesso? La signora. Allora, bene, Aurora, signora. Do anche a te la basetta dalla testa, perché è giusto. Signore e signori, questa è la clip misteriosa per Aurora Cancian. Il mutismo selettivo è alquanto raro. Mentre invece un maschio adulto ebreo che vive con la madre è così banale da essere quasi un cliché sociologico. Sapete, sia il mutismo selettivo che l'incapacità di staccarsi dalla madre
possono derivare da una paura patologica delle donne. Questo spiega perché avete istituito un surrogato di matrimonio omosessuale per soddisfare il vostro bisogno di intimità. Questa è un pochino più semplice, soprattutto se conoscete la filmografia di Aurora Cancian, e sono sicuro che la conoscete bene. Allora, io ero così un po' in dubbio per la clip di Marco Bresciani, l'hanno indovinata in 8 per ora, ok? Vi dico solo questo, che l'hanno indovinata, vabbè, eravamo un po', l'abbiamo un po' telefonata, l'abbiamo un po' telefonata, però vabbè, così è stato. Allora, manca Paolo Buglioni, tiri a zero la basetta anche a te ovviamente, signore e signori, questa è la clip misteriosa per Paolo Buglioni. Sono convinto che la postazione giapponese possa essere neutralizzata all'istante. Non dobbiamo far altro che avanzare concentrati e conquisteremo questa collina. Sarà nostra prima che faccia buio. Vedi lo spirito di questi ragazzi? Vedi il loro nuovo spirito? Beh, voglio approfittarne prima che qualcosa mini la loro forza, che li indebolisca. Se questo battaglione venisse rilevato o se venisse rinforzato con truppe del reggimento di riserva, nel caso dovesse arrestarsi prima di raggiungere la cima, Cristo santo, questo per me diventerebbe insopportabile. E allora 328-794-8796, siete bravissimi, veramente bravi. Bravo Buglioni! Bravi, sì, bravi tutti quanti, veramente. Fatemi scrivere una cosa, altrimenti me la perdo. E adesso diamo il tempo ai nostri amici di votare, di decidere chi vincerà, di vedere chi indovina con un brano musicale. Chi era che doveva mettere il brano musicale adesso? Era... Tocca a me, tocca i Beatles, Back in the USSR. Oh, e allora adesso tu mi spieghi, ti do la telecamera e mi spieghi perché l'hai portato. Beh, a parte che è un brano che fa parte della storia della musica leggera mondiale, della musica mondiale, ma nello spettacolo teatrale che ho più amato, che si chiama ancora, prima o poi lo rifarò, Trasloco, ed era un signore che sta in questa camera con una grande libreria dove prende stili, insomma lui deve fare le valigie, deve traslocare, e quando si trasloca non si porta via tutto, si scelgono alcune cose, quindi tra questi libri ne sceglie alcuni e spiega perché, e gli altri li butta. Poi trova il pupazzetto che aveva regalato a una sua fidanzata, trova i dischi, trova i DVD, i film che ha amato, e poi si capisce alla fine che il suo trasloco è nell'aldilà, sta morendo. E chiede agli angeli che sono venuti a prenderlo che lui vorrebbe morire a Via Giulia, e sotto ci deve essere questo Back in the USSR. Ecco, spero che al mio funerale suonino Back in the USSR. Vabbè, non parliamo del tuo funerale adesso perché non mi sembra il caso, Paolo Buglioni, ma parliamo di un pezzo strepitoso. Da uno degli LP più belli, il Blue Album come veniva chiamato, abbiamo i Beatles, Back in the USSR. Allora, la domanda sui Beatles nasce spontanea. Paolo Buglioni, Beatles o Rolling Stones? Beatles. Marco Bresciani, Beatles o Rolling Stones? Nell'uno nell'altro. Niente. Aurora Cancian, Beatles o Rolling Stones? Beatles. E allora Marco Bresciani, se non sei Beatles né Rolling Stones, cosa sei? Blues. Ah, il blues, va bene. Blues a manetta. B.B. King, cose del genere. Ah, sì. Beh, vabbè, certo. Porca miseria. Lui gli ha chiesto tra i due, non che tutto no, il no, resto vabbè, non gli ho detto tra i due. Considerare. Allora un po' più Rolling Stones. Un po' più Rolling Stones, sei un po' più metallaro, diciamo, nell'anima. Sì, sicuramente più Rolling Stones. Poi mi fa ridere il fatto che lui è che Mick Jagger abbia la stessa età di Monti, quindi sai, pensando a tutto quello che si è fumato e bevuto nel corso della vita, sembra quasi che faccia bene. Ma non solo, sono usciti con un disco che hanno inciso in quarantena, ognuno per fatti suoi a casa propria, ed è uscito l'altro ieri questo disco nuovo dei Rolling Stones. Andatelo a sentire perché cioè veramente io l'ho visto zompare sul palco a 74 anni fatti, suonati, che sembrava un bimbo, un bambino.
dicono che fa male farsi tutta la vita. Non è detto, a insomma. Qualcuno gli ha fatto proprio sì, male. Qualcuno gli ha fatto male. Tutti quelli del famoso i maledetti dei 27 anni, no? Quelli che sono morti, Janis Joplin, tutti quanti, una marea di persone veramente che sono morte a 27 anni. Quindi insomma, però l'estrazione musicale, diciamo che almeno di Aurora e di Paolo è più Beatles, quindi siamo un po' più sul melodico piuttosto che sul a picchiare duro. Anche se quando avevo l'età per seguire i Beatles, io seguivo di più, che ne so, le canzoni di Edith Piaf, oppure le canzoni dagli spettacoli di Bertolt Brecht. Quello era il mio periodo. Aspetta un attimo che disannuncio il brano. I Beatles, Back in the USSR, è il secondo pezzo che porta Paolo Buglioni, sempre per conoscerlo, ma sempre per conoscere la sua anima musicale, che come abbiamo sentito affonda più in un repertorio Beatles che in un repertorio Rolling Stones. Signore e signori, hanno indovinato tutti con una velocità fenomenale, sono arrivati non so quanti, aspetta, no, non lo leggo, c'ho 74 WhatsApp che sono arrivati praticamente, una cosa del genere, però devo premiare solo il primo, il più veloce ovviamente, il più veloce che ha mandato e che è riuscito a indovinare. Allora intanto io carico la clip di chi è stato il primo, è stato Marco, vero? Sì, è stato Marco, quindi carico la clip di Marco, la vado a posizionare qui sul deck e vi dico che a indovinare è stato Francesco da Barletta. Tra l'altro Francesco da Barletta, ma non sta a Barletta perché sta a Mestre, è uno degli infermieri, degli operatori sanitari coinvolti in questo momento, veramente ai quali mandiamo un grandissimo applauso perché state facendo voi, altro che, sai, dice i doppiatori fanno un lavoro essenziale, no, noi non facciamo un lavoro essenziale, ma loro sì in questo momento, quindi veramente un applauso. Allora, Francesco da Barletta ha indovinato che questa clip è tratta da un film eccezionale, ma c'era, Marco, c'era lui in sala mentre tu doppiavi? No, c'era solo lui in sala. C'era solo lui che dirigeva. Se vuoi ti racconto la storia prima di... Raccontamela, prima di dire che cos'è, sì. Che cos'è? Beh, insomma, ero anche ragazzetto, perché è abbastanza vecchio il film, quindi era tra le prime cose di doppiaggio che, insomma, che facevo, e non so per quale motivo vinsi questo provino, e mi dissero che dovevo doppiare un travestito. E mi dissero che per questo provino avevano provato Renato Zero, insomma nomi altisonanti di gente, insomma, diciamo con voci borderline, anche come personaggi borderline, e invece non so per quale motivo lo vinsi io. Quando entrai in sala di doppiaggio, e ripeto, ci avrò avuto 27-28 anni, la sala di doppiaggio c'erano queste persone: Mario Maldesi, direttore di doppiaggio, insieme a lui c'era Federico Fellini. Entro in sala e c'erano Giulietta Masina e Marcello Mastroianni. Io rimasi muto tutto il turno, non dissi una parola, non ero in grado di dire nulla. E però poi l'esperienza fu veramente straordinaria, perché tu immagina che tutto il film era tutto quanto recitato dagli attori. Mastroianni e la Masina no, un po' di battute le avevano, ma tutti gli altri personaggi dicevano i numeri. Recitavano dicendo i numeri, dicendo 21, quello... 44, 58, 66, 84, dicevano dei numeri e basta. E in sala Federico Fellini scriveva il dialogo insieme al doppiatore, quindi stava non in sala, stava attaccato, capito? Quindi, e per fare questa particina, che alla fine è una particina, io mi ci sono comprato una moto. Ma pensa te. Un mese e mezzo per fare una particina piccola. No, vabbè, questo è il bel lavorare. Tra l'altro, quello che io ho visto guardando la scena ieri, ho detto: ammazza, sapevo che Fellini faceva recitare i numeri, invece qui vedo. No. Vedo sincrono, vedo che sta dicendo esattamente quello che ha detto l'attore in presa diretta. Era una, Alessio, credimi, era una follia, anche perché non riesce a capire come lui possa aver
montato il film con tutti quelli, dicevano solo numeri, vuol dire che tu il film ce l'hai tutto in testa, un genio, una persona veramente straordinaria. E non in un'età giovanile o media età, ma era verso la fine, pochi anni prima di morire. Quindi insomma, il genio che rimane... Dice la voce della luna poi, Sì, fu il penultimo questo, fu il penultimo. Che bello, meraviglioso. E allora, sentite, che sapete che cosa facciamo? Siccome io sono come San Tommaso e se non ascolto non ci credo, vi faccio ascoltare Marco Bresciani, il film che ha indovinato Francesco da Barletta è Ginger e Fred di Federico Fellini. Il mio dramma è questo: tutti quei giovani sani, forti, belli, chiusi in carcere per tanti anni, al freddo e al buio, senza amore, ma come fanno a vivere? La mia è stata una chiamata, come dire, una vocazione. Esiste la vocazione, no? Una notte in sogno vedo un giovane, un bel giovane, bruno, che mi fissava da dietro le sbarre, muoveva solo le labbra, così. Aiuto, aiuto. Guardi, mi viene ancora la pelle d'oca, non l'avevo mai visto, lo giuro. Passi a sentire il seguito, signora Ginger. Un giorno accompagno un amico mio che aveva il fratello in carcere, no? Ed ecco il miracolo. Stavo lì e chi ti vedo? Quello lì, bello, bruno, quello del mio sogno. E non è vocazione questa. Vabbè, che meraviglia, che meraviglia, che bravo, bravissimo, bravo proprio, bravo proprio, veramente bravo, bravo, eccezionale, una cosa spettacolare. E mi immagino che può essere Privilegio, è stato un privilegio. Ma che può essere stato, io vi giuro, andatevi a prendere il film. Io mentre lo tiravo giù dal film ieri dicevo porca miseria, l'ha veramente fatta. Invece era su 1 2 3 4 5, strepitoso, veramente impressionante. E vediamo chi è il secondo che l'ha fatto. L'ha fatto Aurora, giusto? È stata la seconda che ha fatto la clip. Io la vado a montare perché anche a te, Aurora, ti hanno beccata immediatamente, senza passare dal via, ti hanno beccata subito. E il nostro amico Luca da Savona ha beccato che era una clip tratta da The Big Bang Theory, che tra l'altro è finito da pochissimo tempo, è una serie che è andata avanti per un sacco di tempo e che è finita da poco. E allora io la faccio ascoltare subito, signore e signori, leviamo la basetta altrimenti facciamo casino. Ecco qua, c'ho veramente tante cose da fare. Vi faccio ascoltare Aurora Kanchan in The Big Bang Theory. Una condizione affascinante, il mutismo selettivo è alquanto raro. Mentre invece un maschio adulto ebreo che vive con la madre è così banale da essere quasi un cliché sociologico. Sapete, sia il mutismo selettivo che l'incapacità di staccarsi dalla madre possono derivare da una paura patologica delle donne. Questo spiega perché avete istituito un surrogato di matrimonio omosessuale per soddisfare il vostro bisogno di intimità. Algida e autorevole, direi, se proprio vogliamo usare delle... L'attrice è stupenda. Aurora! Brava Aurora! Bravissima Aurora! Bravissima! E allora manca Paolo. Paolo, un filmone veramente. Questo è un film, io non so, tra l'altro ho letto, era pieno di star questo film, no? Ho detto ammazza, ha chiappato. Pare che hanno fatto tutti la corsa, anche gratis, per andare a recitare in questo film, quando è stato fatto il casting. C'erano anche attori che recitavano con per pochissime battute, pochissime scene. Questo l'ha diretto Tonino, se non mi ricordo male, vero? Ha diretto Tonino Accolla a Cinecittà. A Cinecittà. Un filmone veramente. Un'occasione anche per ricordare Tonino. Esattamente, esattamente. Ed è un filmone, uno di quelli in cui... Perché quando fai i film di guerra, te spacchi la gola. Cioè, è intrinseco, è proprio, lo sai, vai là e ci lasci le tonsille sulle Gio e non c'è niente da fare. E allora non mi ricordo se qua ci lasci le tonsille nella scena che ho selezionato, ma andiamola a sentire, perché l'ha indovinata Vincenzo e è stato lui a indovinare che questa clip è tratta dalla sottile linea rossa. John, sono convinto che la postazione giapponese possa essere neutralizzata all'istante. Non dobbiamo fare altro che avanzare concentrati e conquisteremo questa collina. Sarà nostra prima che faccia buio. Vedi lo spirito di questi ragazzi? Vedi il loro nuovo spirito? Beh, voglio approfittarne prima che qualcosa mini la loro forza, che li indebolisca. Se questo battaglione venisse rilevato per una sconfitta, o se venisse rinforzato con truppe del reggimento di riserva nel caso dovesse arrestarsi prima di raggiungere la cima, beh, Cristo santo, questo per me diventerebbe insopportabile. Mamma mia, questo è quando dicevi... Bravo Puglioni! Bravo Puglioni! Questo è quando dicevi che quando vai ai turni fai di solito quello incazzato, no? Dove si dimostra che gli americani hanno una capacità di
polmonare tripla della nostra, non prendono mai fiato. Però, c'è pure, però posso dire una cosa, posso dire una cosa, c'è pure il montaggio, cioè quello li aiuta, perché noi la scena non è che la suddividiamo per le varie, per i vari take, i vari ciak che sono stati fatti. Loro invece l'hanno fatta, le pause magari gliel'hanno pure tagliate nei fuoricampo, pure succede. Allora, sempre contro selfie al 328-7948-796, lui è Luigi da Trani, andate a vedere la sua pagina su YouTube, che si chiama Non Solo Trash, fa delle recensioni di film. In questo momento non le può fare perché al cinema non esce niente, e quindi non si può fare, però vabbè, andate a vedere la sua pagina. Mi sembra che ne avevo un altro, lui è Alessandro da Siracusa, fa parte di una band che in questo momento non può provare, ma ci sta ascoltando con le cuffie, ed è un'esperienza interessante, come stiamo facendo un po' tutti quanti noi qui stasera, che ci stiamo ascoltando con le cuffie, ci sentite sicuramente bene. 22:19 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Marco Bresciani, Aurora Cancian e Paolo Buglioni. A questo punto tocca a Marco mettere il suo secondo brano. Quale scegliamo, Marco? Che numero? Il numero 4 lo andiamo a mettere. Qui mi hai sorpreso, perché io questa non la conoscevo per niente, questa canzone, e mi è piaciuta tanto. Raccontaci perché la porti, è bellissima. Però io ho fatto tutte le cose molto personali, quindi non è che io nascondere, sono contento. Quello era richiesto. Questo è un pezzo di Steve Ray Vaughan, si chiama Timpan Alley, e come dicevo io sono pazzo di blues e mi piace tantissimo blues, e mi ero appena comprato questo disco di Steve Ray Vaughan, che non era poi così famoso, e quindi rimasi molto sorpreso perché è straordinario. La sera stessa incontrai degli amici e una ragazza che aveva la macchina, che ai tempi molto sfigati, io c'avevo la Vespetta, invece lei c'era la macchina. Entra in macchina, lei mette la cassetta, e sulla cassetta era Steve Ray Vaughan, è diventata mia moglie. Hai capito? Che figata! Perché c'aveva la macchina. Ha sfruttato la macchina. Ha sfruttato la macchina, Marco Bresciani. Paolo. Giustamente. Quindi, insomma, abbiamo ancora 1:39 sulla intro. Quindi ci abbiamo da chiacchierare, perché questo è un brano infinito. Quindi, insomma, a parte Galeotto fu il cantante Stevie Ray Vaughan, sì, che senta la macchina un po' tutto. Un po' tutto. Ricordiamoci che dobbiamo spiegare al pubblico giovane che esiste anche del modernariato, di cui noi facevamo largamente uso, che sono le cassette, che muovi non sapete più che cosa sono. Vi ricordo che quando uno piava la penna, questa qua esagonale, no? La penna B, che la metteva dentro e girava, era quando nella macchina tu sentivi se annodava al nastro, lo tiravi fuori e tu usciva fuori una marea di nastro nella macchina. Quindi con una mano guidavi e con l'altra giravi sta cacchio di cassetta, perché volevi sentirla assolutamente, non volevi distruggerla. Il modernariato. Ho fatto vedere dei dischi di vinile alle mie figlie, hanno detto: ma davvero questi suonano? Ho detto sì, suonano pure bene. Stanno tornando in auge, e tra un po' forse soppianteranno i CD, speriamo di sì, perché poi è vero che la pulizia del CD è bello, ma ogni tanto sentire quel tac della puntina che scrocchia sul disco, secondo me è un qualcosa che noi abbiamo provato e che dovrebbero provare anche i ragazzi di oggi. Allora, questo è il secondo disco che Marco Bresciani porta alla vostra attenzione oggi, e lo conosciamo dalla sua anima, per la sua anima blues, per quello che è veramente, che porta dentro musicalmente. Abbiamo Stevie Ray Vaughan dal 1984 con Timpan Alley in diretta su Radio Cigliano. Siamo riusciti a goderci 2:33 di intro. Voglio dire che siamo stati di un bravo, perché meno male che ho buttato un occhio sul foglio e ho letto l'intro, perché altrimenti se la lanciava alla fine del discorso di Marco eravamo a piedi praticamente. Ma voi avete mai fatto radio? Vi è capitato sicuramente, come può essere capitato come attori di come si chiamavano, radiodrammi bellissimi, sì, sceneggiati. Radiofonici, televisivi, radiofonici. Sì, radiofonici, sì, sì. Quelli che si facevano a Firenze, mi dicevi. Quelli che si facevano a Firenze, mi dicevi, vero, sì, Aurora? Sì, 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 sì. E la protagonista era Lilla Brignone. Ah, e era la storia di un
di una radio amica, lei rispondeva ai vari casi. E chi avevo come compagni di lavoro? Oddio, chi c'era? Un coetaneo, Roberto Chevalier, accompagnato dalla nonna. Io ero accompagnata dalla mamma e Serenella Spaziani dalla mamma, anche lei. Senti un po', ma io ho iniziato un pochino più tardi, io avevo qui 14-15 anni quando ho cominciato, ma iniziare da bambini a lavorare, con questo che poi sarebbe diventato il nostro lavoro, secondo te ha levato qualche cosa o ha aggiunto qualche cosa nella tua vita, Aurora? Ma io non ho cominciato il doppiaggio da bambino. No, la radio, ho cominciato, certo, a recitare. E recitare era bello, perché già a scuola dice: chi vuol dire la poesia? E io alzavo, mio Dio. Avevi la skill, eri in grado di farlo. Mi piaceva, che ne so, mi piaceva. In quarta elementare vennero a fare la pubblicità per introdurre nelle famiglie l'INA assicurazione. Cosa facevano? Facevano registrare ai bambini una poesiola e una piccola intervista e ti davano un dischetto di plastica. Allora io dissi: il Parlamento, or si va avanti Alberto da Giussano, facevo la quarta elementare, e questa signorina dice: Aurora, cosa vuoi fare da grande? E io feci: recitare. E questa disse: credo proprio che sia la che è proprio strada. La strada quella mi giusta che è quella giusta, che figo, dove è finito. Eh sì, veramente. Paolo, invece tu come sei arrivato alla recitazione? Ma a quella professionale sono arrivato tardi, come sanno tutti, e chi non lo sa glielo dico adesso io, avevo 30 anni, ma l'ho sempre fatto nelle compagnie amatoriali, nelle filodrammatiche, diciamo, mi è capitato un giorno all'oratorio, c'era una compagnia di una filodrammatica che aveva affittato il teatrino dell'oratorio, dove adesso c'è una sala di doppiaggio, Sound Art, Studio lo 23, studio 23, sì, lo c'era, studio 23. C'era un teatrino e dice: cercano uno, chi ci vuole andare? E tu vai, io ci andai e lì conobbi Tonino Accolla, per esempio, e poi l'ho sempre fatto, e finché un giorno ho detto: voglio fare l'attore. E ti è scattato così, c'è avuto un rigurgito. Aspetta un attimo che disannuncio il brano, ma poi ha voglia per uscire, cioè abbiamo ancora 2 minuti per uscire da questo brano. Steve Ray Vaughan fu galeotto per il matrimonio di Marco Bresciani e l'ha voluto ricordare questa sera con questa Tin Pan Alley in diretta su Radio Cigliano. 22:26, oltre a Marco Bresciani abbiamo Aurora Cancianne e Paolo Buglioni, siete in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena Con, e se non sono le 22:26 non siete matti, siate tranquilli, state tranquilli, state guardando una replica, per esempio su YouTube, sul canale YouTube, dove la potete vedere in HD a imperitura memoria, con conservata lì a imperitura memoria. Quindi iscrivetevi anche al canale YouTube, condividete questo video se siete sulla pagina Facebook, perché è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità, attraverso il vostro consenso, e poi andate anche sulla pagina Instagram e iscrivetevi, e c'è l'app Radio Cigliano, potete scaricarla, è gratis, Radio Cigliano sempre in tasca con voi. Tra l'altro voglio ringraziare Luca Varani del settimanale Tutto, che mi ha fatto una bella recensione, un trafiletto sul settimanale Tutto, questa in uscita questa settimana, andatelo a comprare perché è stato veramente grande, mi ha fatto piacere, è stato veramente molto 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 gentile. Allora, noi abbiamo, come sapete, delle piccole collaborazioni che facciamo con alcuni partner della radio che sono assolutamente in scambio di link pro bono, e la prima è con voci.fm e Voxil Voce Gola. Dopo Cena Con è in diretta video anche sulla homepage di voci.fm, il sito delle voci italiane con più di 2000 profili di speaker e doppiatori, un blog pieno di news e tanti servizi per chi lavora al microfono. Basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android, e con voci.fm su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di erisimo, il nostro alleato per aiutare a mantenere il naturale tono della voce. Ricordo che non sono lì
link a pagamento, perché questa è una radio che si autofinanzia e sulla quale non può esserci assolutamente pubblicità. Secondo voi, Marco, il fatto che il doppiatore ultimamente abbia, il volto del doppiatore sia noto, un po' quello anche dello speaker radiofonico, secondo te toglie qualcosa al mistero del doppiaggio, al mistero della voce che si lega alla faccia di un personaggio, o no, va bene lo stesso? Ma partiamo dal presupposto che il 99% dei doppiatori sono attori, quindi forse già almeno sicuramente nei primi tempi era così, quindi diciamo forse si conoscevano i volti dei doppiatori. Poi no, non credo, perché è difficile comunque associare quel volto quando sei al cinema al volto che stai guardando, al personaggio che sta parlando. Quindi io non credo che tolga alcuna magia, anzi penso sia anche giusto che ci sia un riconoscimento anche visivo di persone che sono comunque tutti artisti, perché nessuno è un professionista, cioè nessuno ha vita bulloni qui, sono tutti tanti artisti, tutta gente che ci mette molto del suo, molta anima, molta passione. E quindi insomma un riconoscimento anche visivo alla fine è giusto, facciamo parte dello spettacolo, non è che facciamo parte di altre professioni. Certo, quindi secondo te può andare. Aurora, secondo te essere in video, essere visti, toglie magia o no? No, non la toglie, perché quando uno poi dà la voce a quel personaggio in un film, sei quel personaggio, non sei tu. E quindi no, non la toglie, non toglie nulla, non credo che, forse sì, qualche amico, qualche congiunto molto intimo va magari al cinema e dice: ah sì, ti ho sentita. Ma hai rovinato il film, perché ti immaginavo te. Mi hai rovinato il film. A me me lo dicono ogni tanto. A me me lo dicono. Paolo, secondo te è un bene o un male? No, credo, sono d'accordo con i miei colleghi, credo che non tolga nulla, a meno, cioè nel doppiaggio di 40 anni fa facevano il doppiaggio Nino Manfredi ed era già molto famoso, adesso lo fa Gigi Proietti qualche volta ed è molto famoso. L'unico che stona un po' era il povero Alberto Sordi, perché ha fatto il doppiaggio prima di diventare l'Albertone nazionale e poi quando tutti lo riconoscevano stava male su tutto, perché ognuno ci vedi sempre la faccia di Alberto Sordi in quel cowboy o in quel soldato, ma sì. Direi che questo è un esempio così un po' particolare, che poi era l'eccezione che conferma la regola, il quarto alabardiere, come lo chiamo io, no? Quello che viene a dire il pranzo è servito, che però se lo dice con la voce di Ollio o con la voce di Alberto Sordi pensi sempre: oddio, so che ho sbagliato film. Improvvisamente non sto più a Sergio Leone con l'inquadratura stretta di Sergio Leone, ma sono andato a finire chissà dove, e vabbè, e questo è un po' il rischio che corriamo. Il periodo di quarantena forzata ha permesso a tutti di trovare spunti per riflettere. E secondo me li ha trovati anche lui, chiediamoglielo. Su cosa rifletti, Cristian? Doppiavo un giovanissimo Steven Dorff. Quello l'ho doppiato pure io, Cristian. Quest'altro doppiavo un giovanissimo Brad Pitt. Oh. Poi sono passati un po' di anni, questo invece... Complimenti per le riflessioni profonde, eh? Sei in diretta? Alessio, mandavo un WhatsApp audio a un amico. Sì. Ricordavamo il passato. Ah, meno male. Alessio, amico mio. Sì. Sono contento comunque di essere qui. Grazie. Sulla tua radio. Grazie, saluto grazie. Il tuo pubblico. Grazie. Ovviamente sì. I nostri amici. Sì, colleghi. Sì. Bravissimi interpreti, sicuramente. Per galanteria inizierei da Aurora Canciani. Eccola qua. Poi Marco Bresciani, ovviamente. Il grande Paolo Buglioni. Sì. Voce fra le tante di Alec Baldwin. Tra le tante. E fighe. No. E anche la pubblicità del Crodino. Ah, è bella quella, che ne pensi? Che ci ha devastato la minchia. Ma non è vero. Vi volevo far fare una risata. Sì, certo, come no, se proprio devi. Vi racconto una barzellettina, una battutina, una cosa così. Sì. Dunque, sai Alessio perché le donazioni del seme costano di più? Ho paura a chiederlo, perché? Perché sono fatte
mette a mano. No, no, una battuta, hai capito? Sono il re dell'ironia. Ma non è vero. E il re dell'ironia. Non è vero per niente, no. Tra l'altro in questo periodo di quarantena devi sapere adesso che ho fatto ginnastica con le api. Ah, bravo, hai fatto bene. Sì, solo un piccolo problema. Ho dolori ovunque. La mattina le braccia ce le ho completamente bloccate. Pensa che non riesco neanche a pulirmi il culo, amico mio. Una cosa tremenda. È soprattutto da ascoltare in diretta, Christian. Ho fatto una battuta su il re dell'ironia. Ma non è vero! Il re dell'acido lattico. Questo sì. Dovete sapere, Aurora, Marco, Paolo, che mi mandano gente sotto banco. Gente sotto banco per fare l'ascolto. Ma sono delle capre fetide. Ne ho uno stasera in Skype, ovviamente, perché da vicino non è il caso, no, bisogna stare lontani. Non si può, non si può. Comunque, buonasera. Ah, signor Jansson, una cosa prima di leggere. Vi volevo dire che vi ho spedito due bottiglie del suo Barolo preferito. Alessio, questo è bravo, si sente, sente che voce. Ma quando mai? Sembra Paperino, è inascoltabile. Due bottiglie di Barolo. E quindi? E quindi mi marombarano cazzo, Lubard. Ma mi hanno rotto il cazzo per un anno. Una volta che è così gentile questo giovane che mi manda due bottiglie, io che faccio? Lo mando a cagare? Beh, dovresti. Veramente no. Senti, comunque sei preso, non leggere neanche. Ti porto al turno un giorno. No, te lo prometto. Te lo prometto tu. Alex. Sì. Amico mio. Sì. Cosa dire? Non lo so. Non sono luoghi comuni. No. Ricordati. No, mai. Perché i luoghi comuni nascono da realtà conclamate che si ripetono nel tempo. Sì. Ciao Aurora, ciao Marco, ciao Paolo, ciao Alessio. Ciao. Buonanotte a voi e buonanotte a me. A breve le bottiglie. Me la bevo tutta quanta. Ma no, non tu. Christian! Mamma mia, è tremendo, Christian, veramente è una cosa pazzesca. E vi ricordiamo che su Radio Cigliano Christian Incazzante è interpretato da Angelo Venezia. Grazie Angelo! Altra piccola digressione per ricordare Roba da Doppiatori, che non è una fanpage e non fanno fandab, è un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mestiere del doppiatore. Il loro claim è diamo voce alle voci, seguiteli sui social dove troverete, oltre alle loro interviste, tanti contenuti di approfondimento e divulgazione per diffondere e valorizzare la cultura del doppiaggio. Last but not least, Voci Animate, un brand creato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio. Agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi? Siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento? www.vocianimate.it. Roba da doppiatori, che abbiamo citato prima, vi fa vedere delle cosiddette reaction, come le chiamano loro. Vi fanno vedere tre personaggi che mettono insieme, questi sono per Marco Bresciani, e la domanda è: Marco, qual è stato più di soddisfazione e qual è stato più difficile doppiare tra questi tre personaggi? Abbiamo Taddeo, Iago e Winnie the Pooh. Sarebbe sciocco non dire Winnie Pooh, è stato il, diciamo, il più grande successo. Iago è stato molto, molto divertente, ma molto faticoso, perché Iago parla così, con la voce tutta grattata, e fare 105 episodi di Iago ti garantisco che, insomma, non è stata una passeggiata. Un mazzo. Taddeo è stato, Taddeo è divertente, Taddeo è un bel personaggio. Se, c'è stato un periodo in cui doppiavo sia Taddeo che Porky Pig. A tutte e due. E nel film, e nel film Space Jam c'è un momento in cui mi parlo e mi rispondo da solo. Quello fu divertente. Figo. Si faceva negli anni Ottanta, si faceva abbastanza, diciamo la verità, si faceva. Mentre invece per Aurora ti vede insieme a Kanga, ovviamente, ma anche insieme alla strega nera Brigitte Nielsen e a Betty Rice Jones, Brenda Bluth. Lo sai dire tu come Bladen, si chiama? Brenda Bladen. Brenda Bladen. Qual è stata la più difficile e chi ti ha dato più soddisfazione doppiare? La più grande soddisfazione è Brenda Bleeding, perché in diversi film, London Bridge oppure Segreti e Bugie, insomma, e Birgit Nielsen molto faticoso perché la strega cattiva, la strega nera,
urlava sempre, dovevo trovare proprio le voci nel più profondo di me stessa. E sempre affondata, sempre affondando come una matta praticamente. Vabbè. E quindi, mentre invece Paolo, per te, ti vedono insieme a Nick Nolte del colonnello, tenente colonnello Toll, oppure Nick Fury, Samuel Jackson, oppure I.O. Qual è stato il più difficile da doppiare e quale di più soddisfazione? Ma io concentrerei tutto su Nick Nolte, che sicuramente intanto c'ha questa vocalità un po' rotta. Adesso la mia naturalmente si è avvicinata alla sua, ma prima dovevo proprio romperla io. E di soddisfazione, perché è quello che ho doppiato di più, perché è stato il primo attore famoso a cui ho dato la voce. E poi ha fatto delle belle cose. Da qualche anno è un po' sparito, mi pare. Sì, lo vedo poco. Lo vedo poco. Però è molto grande, credo che abbia 75-76 anni. Credo che abbia avuto anche qualche problema di salute, però può darsi che stia dicendo una stupidaggine. Però ecco, nella Sottile Linea Rossa, oppure in Affliction, oppure sempre con Tonino, ancora 48 ore, mi sono divertito molto. È bello, e tra l'altro è una perfetta aderenza voce-volto, secondo me. Aurora, il tuo terzo brano, il numero 2 o il numero 3? Quale carichiamo? Allora carichiamo il numero 3. Il numero 3, spiegaci perché, Aurora. È una cantante che mi piace molto e diciamo che siamo quasi coetanee, perché lei ha 5 anni meno di me, e vederla ancora con questa grinta, come fa questo rock suo, certo non sarà il rock americano, però e mi piace tanto. E questa canzone agli inizi non avevo capito bene, era molto orecchiabile. E poi quando ho capito a che cosa si riferiva, dico, ma che bello il testo, perché è pulita e ti racconta bene la situazione, sia al maschile che al femminile, senza usare parolacce, volgarità. E ho sentito, ultimamente ho letto che al testo aveva collaborato, o forse l'ha scritto addirittura tutto lui, Roberto Vecchioni. Però non firmò il testo perché insomma col suo produttore avevano proprio voglia di lanciare Gianna Nannini. E allora la lanciamo anche noi virtualmente, ovviamente lanciamo soltanto il pezzo. Siamo andati a pescarlo nel 1979. Sentite che credo che fosse il primo LP di Gianna Nannini questo, e andate a sentire che forza è Gianna Nannini, come abbiamo detto, e questa è America in diretta su Radio Cigliano. Cercherò, mi sono sempre detta. Bella, molto bella anche questa. Bella musica avete portato stasera. Nel frattempo, io insieme a voi voglio far vedere anche una campagna che ci sta un po' tutti quanti, un po' a cuore a tutti quanti. Una voce per lo Spallanzani, che è ci è stato chiesto a noi doppiatori di fare un piccolo video per aiutare. Noi ci mettiamo la voce, però voi donate praticamente. Ci abbiamo messo la voce per esortare a donare. E lo Spallanzani, eccellenza italiana, ma in problema di soldi, hanno bisogno di soldi per questa emergenza del coronavirus. E come vedete qui c'è fare una donazione, cliccando sul fare una donazione si arriva dalle infermiere sorridenti, e scendendo si arriva alla raccolta fondi per attività assistenziali o ricerca sul Covid-19. Io vi faccio vedere che in un mese poco più ci sono state 6.811 donazioni, e però sono ancora poche, e quelle attese sono 10.000, quindi votate. Si può votare attraverso un IBAN, ma ragazzi, si può votare a partire da un euro con PayPal, votazione immediata, in un secondo fate la votazione senza minimamente perdere tempo. Anche un euro, come ha fatto il nostro ascoltatore da Milazzo qualche giorno fa, che ha detto: io non ho soldi, ma quest'euro ce lo metto, ed è bello che l'abbia fatto, veramente. L'iniziativa è stata curata dalla dottoressa Antonella Giannaccaro in collaborazione con l'associazione Le Voci del Cuore DOP Onlus, la
stiamo parlando di Una voce per lo Spallanzani, e l'approvazione della direzione generale dell'Istituto Spallanzani. E è un hashtag condiviso, sono stati realizzati oltre 300 video e le donazioni sono oltre 9.000 per una cifra che supera i 265.000 euro. Quindi, signori, bravi, siamo stati bravi, ma non c'è mai fine alla voglia di donare, quindi assolutamente donate, donate, donate. Un'altra iniziativa che vi voglio far vedere è un'iniziativa personale di Lorenzo Barruscotto, che la chiama "Anche un piccolo aiuto fa la differenza". Lui vende ritratti su Instagram per l'emergenza coronavirus. Da poco è approdato su eBay, dove basta cercare ritratti per aiutare chi aiuta. È un'iniziativa ufficiale approvata da Croce Rossa, dall'Istituto Spallanzani e dal sito Nurse Times. La casa editrice Bonelli, con cui ha fatto svariate collaborazioni, sta valutando se aggiungere alcuni suoi ritratti per la loro campagna sempre a favore dello Spallanzani. Si può scegliere a chi donare seguendo i link diretti che sono sotto ogni opera. Ha realizzato anche dei ritratti importanti, quello del Pontefice che gliel'ha firmato direttamente il Pontefice, e quello della Liliana Segre che gli ha scritto per ringraziarlo. Anche un piccolo aiuto fa la differenza, e noi facciamo vedere come andare a prendere, a dare questo piccolo aiuto. Questa è la pagina Lore 1980 doc di Instagram. Se vedete, ci sono tanti ritratti che ha fatto il nostro amico, anche nostri, perché se sfogliamo vediamo che c'è Gerolamo Alchieri, fatemi trovare qualcun altro, c'è Angelo Maggi, ci sto io, ci stanno tanti ritratti che potete comprare a 10 euro l'uno, una cifra irrisoria che serve e andrà tutta quanta per lo Spallanzani, e ci fa bene fare un po' di beneficenza pura, beneficenza col cuore in questo momento. Vado a disannunciare il disco di Aurora. America, Gianna Nannini in diretta su Radio Cigliano, e questo è il terzo pezzo di Aurora, che ci ha portato un po' di rock in questa diretta di oggi, perché è bello sentire i Beatles, però anche il rock di Gianna Nannini non è niente male, veramente niente male. Allora, ma Marco, quando tu stacchi e veramente non fai più niente, non hai da fare nulla, poi sappiamo che quando stacchi, nel senso quando stacchi la spina completamente, sappiamo che sì. Marco, oltre a fare il lavoro di attore e di doppiatore, è anche un autore televisivo, ma quando proprio sì. Non hai nulla da fare, Marco, come ti rilassi tu? Qual è la cosa che ti piace per rilassarti? Beh, fondamentalmente musica, insomma, si è un po' capito. Poi a me piace molto il mare, piace, mi piace andare in barca quando posso, ho un gommoncino, insomma, staccare per davvero significa andare in barca. Ok, quindi insomma diciamo che per Marco Bresciani, se ti dovessi dire mare o montagna, tu mi diresti mare. Assolutamente mare. Sicuramente. Sebbene la montagna ha il suo perché, insomma, perché io ci sono andato da grande in montagna, non ce l'ho mai andato, e devo dire l'ho trovata molto affascinante, molto bello, queste passeggiate che ti fai nei boschi, che ti fai in posti veramente straordinari. Però sicuramente il mare, la barca, il contatto con l'acqua, ce l'hai proprio nel cuore, nelle viscere, diciamo, sicuramente. Mentre faccio vedere il controselfie di Michele da Ancona, che dice: io, signori, con Winnie the Pooh ci sono cresciute. Guardate come ci vede grosso Michele, c'ha uno schermo enorme, bravo Michele, ci vede proprio grossi, belli grossi. Faccio la stessa domanda ad Aurora. Aurora, quando stacchi completamente, cosa ti piace fare? Andare a camminare in montagna, oppure io non scio, io faccio le ciaspole, camminate con le ciaspole in Trentino, dove c'è tanta neve, dove c'è quel silenzio, il silenzio della montagna è meraviglioso, uno si sente piccolo, piccolo, non so, quando sei là sotto alle tre cime di Lavaredo, una cosa meravigliosa. Meraviglioso, veramente. Quindi anche a te, se ti dico mare o montagna, tu mi dici montagna invece, eh? Sì, mi piace andare al mare, però non sono una nuotatrice, quindi mi piace camminare sul bagnasciuga, ecco, fare delle belle camminate la mattina presto, quando non c'è ancora nessuno, mi piace fare quello.
oppure un pochino mettere la maschera e vedere qualche pesciolino. Ci sono ancora dei posti in Italia dove belli. Puoi vedere i pesciolini. Tra l'altro, non so se avete visto quel video di Napoli, vista proprio al centro di Napoli, ci sono i palazzi, una strada e il mare che sembra la Sardegna, verde, blu. È bastato un mese di Covid, sì, di chiusura dentro casa e abbiamo restituito il blu al mare, meno male. Mentre faccio vedere il controselfie di Ricky e Lumière, Ricky è uno che c'ha un problema, cioè è un nostro amico perché lavora all'Arena di Verona, in questo momento non lavora perché l'arena è chiusa e quindi ha dei problemi. È lì col gatto Lumière. Faccio vedere anche Giuseppe Bosso da Napoli, il suo sito è telegiornaliste.com, ci sono tante interviste a noi che facciamo il doppiaggio. Paolo, quando stacchi tu che cosa fai? Ma io fino a 2 mesi fa, quando staccavo per tanti anni, io da ragazzo sono un fiumarolo, a Roma si chiamano i frequentatori del Tevere, ho sempre fatto del canottaggio e quindi mi piaceva andare a remare sul Tevere insieme a tanti amici della società di cui faccio parte. Adesso questo giocattolo me l'hanno tolto. Tra mare e montagna, anticipo la domanda. Per tanti anni sono stato un marinaro, poi un paio d'anni fa ho scoperto la montagna e devo dire che è un bel giocattoletto anche quello, anche se da Roma non è che ci vai a passare le 2 ore. No, è difficile, è complicato. Andare in montagna è un viaggio, è un'organizzazione, richiede almeno una settimana. Sì. Però insomma è bello che vi conosciamo anche dal punto di vista proprio logistico, qual è il posto dove vi rilassate. Intanto vi faccio vedere che questo è Angelo Venezia, l'imitatore di Christian Jansante. Forse trovate anche delle similitudini, forse, no? nel modo di essere, si possono trovare di no. Che niente, assolutamente nulla. Mentre invece lui è James da Torino, è lui James di Voci Animate e ci fa vedere che la sua casa è tutto. Lui non ha avuto problemi perché c'ha così tanti DVD, libri, manga, anime, tutto quanto, che veramente si è chiuso a fare il lockdown e ci poteva restare un altro mese. Allora, è il momento del questionario di Proust. Ah, ce l'ho qui. E questo è il momento di cui non sapete nulla, però. Insomma, ve lo racconto un pochino, soprattutto per chi non è mai stato sulle frequenze di Radio Cigliano. Allora, Proust, un adolescente sua pari, gli sottopose delle domande tratte da una rivista inglese. Lui rispose a queste domande che riguardavano la sfera personale, mise via il tutto, ritrovò il tutto dopo 20 anni. Senza guardare quelle prime risposte, rispose un'altra volta e si rese conto che le risposte cambiavano. E grazie, anche perché come fanno a non cambiare delle risposte di un dopo 20 anni nel 1800? Cambiano oggi in 3 mesi, figuriamoci all'epoca. E ci è venuta l'idea di fare il questionario di Proust. Sono 15 domande che riguardano la sfera personale. Vi ricordo che la formula è del botta e risposta senza argomentare, quindi risposte secche, e se non ce l'avete potete passare. Mi dovete dare un ordine di un primo ordine, perché poi sarete tutti quanti primi. Chi comincia e chi è secondo? Fai tu. Comincia Marco. Prima le signore. Allora comincio con Aurora, poi Marco e Paolo. Va bene? In quest'ordine qua. Allora attenzione, signore e signori, su Radio Cigliano. Aspetta, per capire il meccanismo. Tu fai la domanda e risponde Aurora, Marco, Paolo. Poi la seconda domanda risponde Marco, Paolo, Aurora. La terza domanda risponde Paolo, Aurora, Marco. Ok, sarete sempre primi. Beh, lo so, adesso devo vedere se mi impiccio, perché potrei impicciarmi. Speriamo di no. Signore e signori, ecco a voi il questionario di Proust per Marco Bresciani, Aurora Cancian e Paolo Buglioni. Aurora, il tratto principale del tuo carattere? Onesta. Marco, il tratto principale del tuo carattere? Grasso. Paolo, il tratto principale del tuo carattere? Timido. Marco, il tuo principale difetto? Grasso. Paolo, il tuo principale difetto? Timido. Aurora, il tuo principale difetto? Passo. Paolo, la qualità che vorresti avere? Passo. Marco, la qualità che vorresti avere? Magro.
Aurora, la qualità che vorresti avere. Forse Proust non rispose esattamente così. Forse Proust non rispose esattamente così, no, al questionario, ma va bene uguale. Aurora, te la ripeto, la qualità che vorresti avere, Aurora. La lungimiranza. E però mi sono scordato, è Marco, mi sembra. Marco, la tua occupazione preferita? La mia? Occupazione preferita. Occupazione preferita? Sì. Aperitivo. Paolo, la tua occupazione preferita? Stare con gli amici. Aurora, la tua occupazione preferita? Cucinare. Paolo, cosa detesti più di tutto? L'invidia. Marco, cosa detesti più di tutto? L'arroganza. Aurora, cosa detesti più di tutto? L'ignoranza. Marco, la qualità che apprezzi in un uomo maschio? La sincerità. Paolo, la qualità che apprezzi in un uomo maschio? La franchezza. Aurora, la qualità che apprezzi in un uomo? La franchezza. Paolo, la qualità che apprezzi in una donna? La semplicità. Aurora, la qualità che apprezzi in una donna? La sincerità. Marco, la qualità che apprezzi in una donna? Risponderei dopo mezzanotte, se fosse possibile, se non fascia protetta. Aurora, dov'eri nella tua vita precedente? Ero un colibrì. Ma Paolo, dov'eri nella tua vita precedente? In Inghilterra. Marco, dov'eri nella tua vita precedente? Non lo so, in una savana. Paolo, come percepisci il tempo? Male. Aurora, come percepisci il tempo? Niente, lo vivo, non mi dà pena. Forse sarò incosciente, vista l'età che ho. Marco, come percepisci il tempo? Se dico con l'orologio è brutta, vero? Sì, però va bene uguale. Allora, Aurora, questo è difficile, eh? Aurora, il tuo eroe nella vita reale? Martin Luther King, non so. Paolo, il tuo eroe nella vita reale? Mio figlio, Marco. Marco, il tuo eroe nella vita reale? Mia moglie, Stefania. Paolo, il tuo motto? Questa è dura. Vivi e lascia vivere. Aurora, il tuo motto? Si può fare. Marco, il tuo motto? Devo dire che glielo copio, Aurora. Si può fare. Aurora, il tuo sogno di felicità? Sono felice. Marco, il tuo sogno di felicità? No, va bene così, va bene così. Sono felice. Paolo, il tuo sogno di felicità? Una camminata senza troppi pensieri. Marco, il tuo colore preferito? Arancione. Aurora, il tuo colore preferito? Viola. Paolo, il tuo colore preferito? Giallo. Aurora, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Passo. Paolo, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Ribellati, sveglia. Marco, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Fai come ha fatto quello grande. Paolo, come vorresti morire? Passando per via Giulia con Back in the USSR come colonna sonora. Marco, come vorresti morire? De colpo. Aurora, come vorresti morire? Così, nel sonno. E questo era il questionario di Proust per Marco Bresciani, Aurora Cancian e Paolo Buglioni alle 22.56 su Radio Cigliano a dopo cena con... non è facilissimo il questionario di Proust, non è facilissimo. Terzo brano per Paolo, quale mettiamo, il 2 o il 4? Il 4. Il 2, ma vabbè, qua ci svegliamo, adesso abbiamo Satie sotto, ma appena va via Satie qua ci svegliamo e zompiamo veramente, Paolo. Perché l'hai messo?
Oh, questa non è una scelta mia, perché come dicevo prima, io sono rimasto un po' fermo ai miei 20 anni e la mia innamorata con cui vivo da qualche anno, che si chiama Monica, mi sono innamorato a 65 anni. Hai capito? Vedendomi fare la scaletta, mi dice: ma tutta sta roba vecchia ci metti, a metterci un pezzo più dinamico. Dico: ma non li conosci? E lei mi ha detto: metti Jump di Van Halen. E allora sai che ti dico? Che noi lo lanciamo, perché questo è un pezzo, un pezzo storico veramente, che fa ballare immediatamente, che ci viene voglia di muovere le ciapette, anche se siamo da soli, senza andare fuori, rimanendo a casa ovviamente rigorosamente, ma ci fa venire voglia di scaldarci, di muoverci. E allora lo facciamo tutti insieme con il terzo pezzo che porta Paolo, ma per procura, per procurata persona praticamente, qui per ai procurata. Vostri, per procura, a Radio Cigliano ci sono i Van Halen con Jump. Vabbè, 1984, tratto dall'LP, 1984 dei Van Halen, cioè avevano una fantasia strepitosa, veramente eccezionale. Marco Bresciani, parlo sì. Culinariamente, primi o secondi? Primi. Aurora Cancian, primi o secondi? Secondi. Paolo Buglioni, primi o secondi? Primi. E allora il primo preferito di Paolo Buglioni qual è? Rigatoni o bucatini alla matriciana? Buoni, buttali via. Aurora, il tuo secondo preferito invece? Verdure in tutti i modi, carciofi, spinaci, faccio dei carciofi meravigliosi, alla giudia e alla romana. Non sanissimi quelli, però insomma con le verdure sei di un sano tremendo. Marco Bresciani, il tuo primo preferito? Il mio primo preferito, sicuramente amatriciana. Buona, vabbè, che gli vuoi dire, veramente, non gli puoi dire assolutamente niente. Si è fatta bene, è insuperabile. Marco, ma tu come sei arrivato alla recitazione? Qual è stato il percorso che ti ha portato verso la recitazione? Molto strano e del tutto casuale, nel senso, a parlare bene ho imparato su una radio privata. Senso, un po' di dizione, così, cominciando la radio privata. Ero piccoletto, no? Cioè, avevo avuto 18 anni, forse anche meno. E poi in realtà nacque, proprio in questa radio nacque una compagnia teatrale, che poi ebbe anche un certo successo, che si chiamava la Lega Brigata, di cui fa parte Pino Insegna. Come no? E io di quella compagnia facevo il tecnico del suono, perché ero bravo, mi piaceva lavorare, mixer, cose. Poi al primo spettacolo, improvvisamente il protagonista, che addirittura era Massimo Popolizio, insomma un giorno non poteva venire, non mi ricordo cosa accadde esattamente, e non si poteva fare lo spettacolo, ma io facendo il tecnico del suono e avendo già fatto tipo 40 repliche, e sapevi a memoria, lo conoscevo a memoria, certo. Quindi io dissi: ma se volete lo faccio io. Ti sei buttato. E così è andata. Ti sei buttato, vabbè, hai capito. Mi è piaciuto e ho continuato. Giustamente, perché poi le passioni uno non le deve lasciare nel cassetto. Ci sono tanti che dicono: sai, vorrei fare l'attore. Ma io non ci ho mai pensato, però. Devo dire, fu veramente casuale. Ah, casuale totalmente. Vedi, ancora meglio. Non è che, cioè, non ero represso che volevo farlo e non lo facevo. Io ero contentissimo di fare il tecnico del suono. Fu proprio una cosa casualissima. Però poi quando hai calcato le tavolacce ti è piaciuto, divertito, ammazza, dice, mi è piaciuto parecchio, perché poi calcare le tavolacce, diciamocelo, noi in sala di doppiaggio ci stiamo bene e ci sguazziamo, però quelle tavolacce sono proprio belle da sentire poi, sotto, sai, i piedi. Adesso, diciamoci la verità, noi eravamo tutti ragazzetti, diciamo 21-22 anni, certo. Andavamo in giro in tournée. Insomma, con la compagnia eravamo tutti 21-22 anni, insomma noi abbiamo passato forse 10 anni più belli, divertenti. Aspetta che disannuncio, sì. Aspetta che disannuncio il brano. E questi erano i Van Halen con Jump. Nel frattempo, nei fuori onda, Marco Bresciani ci ha raccontato del suo quasi casuale debutto teatrale, che è avvenuto perché stava male un attore. Lui ha detto: la faccio io, che faccio il tecnico del suono, la so marcia, come diciamo noi, no? Nel teatro, la so marcia.
marcia, è una delle terminologie. Sì, così si diceva in teatro. E niente, e improvvisamente è decollato, perché poi si è reso conto che questo è un mestiere che forse quando lo accarezzi è difficile che lo molli. Vero, Aurora? È difficile mollarlo sto mestiere. Sì, no, infatti, l'attore, non so, finché campa, finché guardate, qualche giorno fa Gianrico Tedeschi ha compiuto 100 anni, ha recitato fino al 98. Porca miseria. Perché hai una passione, ma siamo fortunati a avere una professione che ci piace. Pensa a quelle persone che invece fanno un lavoro che invece non vedono l'ora di andare in pensione. Hai ragione, sì, invece noi quando non ci andiamo mai in pensione. Gianrico Tedeschi, un applauso veramente grande, perché abbiamo ricordato prima i nostri amici Gabriella Genta, Gil Baroni e Goffredo Matassi, che non ci sono più, ma invece Gianrico ci sta, e che carriera che ha fatto, veramente strepitosa, eccezionale. Allora, il terzo pezzo di Marco Bresciani. Dove ci porti, Marco? Con che pezzo vuoi andare? Il 2 o il 3? Andiamo con il 3. Andiamo con il 3. Che bel pezzo, che bella poesia questo pezzo. Perché l'hai portato? Però te l'ho detto, io ho tutte cose molto personali, mi sono sbilanciato su questa cosa. Hai fatto bene, hai fatto bene. In realtà questa qui è una canzone d'amore stupenda, una canzone d'amore di Sergio Cammariere, ed è diciamo forse il suo pezzo più famoso, Tutto quello che è un uomo, no? Parla dei desideri di un uomo, e lui si dice: io oggi ho tutto quello che un uomo sognare può avere. E questo qui è esattamente mia figlia. Fue, nel senso, quando lei è nata... questo pezzo coincideva anche con gli anni, e quindi questo pezzo mi fa pensare a quando è nata, mi fa pensare a quando sono diventato padre. Io lo sono diventato abbastanza anziano, avevo 41 anni, quindi insomma non era proprio facilissimo. E però ti dico che insomma ogni volta che lo sento, e lei lo sa, che questo pezzo è lei. Noi abbiamo, tutti i padri hanno un pezzo che ci lega ai figli, a qualche cosa sicuramente, e farsi legare da Sergio Cammariere è veramente una cosa di eccezione. Tutto quello che un uomo, terzo pezzo di Marco Bresciani, Radio Cigliano. Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Bello, questo è, vabbè, sulla radio lo potete ascoltare pulito. Perché allora ci sta un signore qua che ci saluta dal Vaticano, che saluta il maestro Buglioni, si chiama Monsignor Angrisano. Io non so se lei ha conoscenza con questo Monsignore. A questo è neanche Chierichetto, però. È Monsignore perché c'ha lo zio cardinale. Ah, è per quello! Ma sì, è raccomandato. È un po' come il Marchese del Grillo. Tanto fa pure del doppiaggio. È un po'... pure lui gli fanno fare cose importanti, ma perché io ho fatto il direttore del doppiaggio, mi telefono proprio il cardinale, sua eminenza, e mi dice di far lavorare a suo nipote. Ha imposto? Sì. Ma lui, sì e no, il Chierichetto può fare. Senti un po', però ho visto anche che tra di voi nasce anche uno strano sodalizio, come dire, sui social, che tu mi sembra che non hai, Paolo, però lui ce l'ha, e vi divertite a fare dei video voi. Lui ce l'ha perché è socialista e, e fa sti video. Io mi adatto per fargli guadagnare qualche lira, poveraccio, sì, perché certo. Lui poi sta roba se la vende, ci fa pubblicità, che meraviglia. Rimedia qualche euro, qualche cosa, guarda. Lo so. Però andateli a vedere, perché Paolo Buglioni non è social, non gli piace la socialità, gli piace la socialità quella vera. No, ma non vera. So buono, non è che non so buono. Ma te che telefonino c'hai, Paolo? Lo smartphone? C'ho un telefonino iPhone. iPhone. Perché con l'iPhone puoi andare su Facebook, ci puoi andare volendo. Io c'avevo un account Facebook, però non mi ricordo la password. È agganciata, se io gli scrivo, mi manda, dice adesso te ne mandiamo una nuova, ha una mail che non esiste, non esiste più, e quindi è impossibile, non posso più. Meraviglioso. Poi tra l'altro con la storia delle password noi siamo impicciati forte, perché ci dicono di cambiarla. Per esempio ci sono i siti che ti dicono di cambiarla ogni 3 mesi, 6 mesi, e non può essere quella vecchia, né quella di 2 fa, né quella. Ma quante cazzo di password devo avere io nella mente per entrare in internet? Cioè è follia, diventiamo matti completamente. Vabbè, comunque c'è anche il nostro amico Alberto Angrisano collegato, grazie. Tutti quanti vi stanno mandando un sacco di cuori, un sacco di like, un sacco di thumb up di così su Facebook, wow. Perché sono contenti di voi. La nostra amica Elisa dalla provincia di Vicenza dice:
Stare qui con voi è un'emozione infinita e fidatevi che lo sto dicendo in, proprio letteralmente. Mi state regalando un'emozione infinita. E quindi... Ma è sicuro che sta a guardare noi, sì. Sì. Ha sbagliato trasmissione, sta a guardare Porta a Porta forse. Ma forse no, là. È fotografata insieme a Paolo. Sì, sì, proprio. Ah, allora, ha fatto Paolo. il selfie con Paolo. Poi vediamo chi c'è. No, i vostri nomi non me li ricordo, li devo andare a riprendere. Aspettate un attimo. Mi ricordo che dalla provincia dell'Aquila, però non me li ricordo per niente i vostri nomi. Scoppitto, da Scoppitto in provincia di Aquila, Antonello e Annalisa, eccoli qua, che anche loro ci fanno vedere con questo. Questo non è un iPad, sembra una cosa di Star Trek, guardate che meraviglia, esagonale, una cosa pazzesca, con un'attrezzatura pazzesca, ci stanno guardando e grazie mille veramente. E poi c'è il nostro amico Carlo Profumo, che lavora a Limone Piemonte ma vive a Renzano, è rimasto bloccato dove lavora. Lavorava a Limone Piemonte, non poteva andare in giro per il decreto, quindi lunedì potrà ricongiungersi con la sua famiglia e gli facciamo veramente un applauso, perché è uno di quelli che l'ha sofferta di più, veramente. Vado a disannunciare il disco. Sergio Cammariere, Tutto quello che un uomo, in diretta su Radio Cigliano, è il terzo che Marco Bresciani ha portato per farci conoscere un po' la sua anima musicale, che è quella che ci piace conoscere. Dunque, io voglio lanciamolo subito, il pezzo di Aurora, l'ultimo pezzo di Aurora, così ci avviciniamo verso la chiusura, che siamo un po' lunghi. Il tuo pezzo è un pezzone, Aurora, e posso anche immaginare l'Italia. Posso anche immaginare perché l'hai portato, vero? L'ho portato perché il testo sembra scritto adesso, ci sono delle situazioni che sono tuttora valide e poi si raccontano anni, no? Non so, c'è il famoso 12 dicembre, sì. la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, oppure si parla della Luna, perché proprio in quell'anno c'era stato l'allunaggio, come si chiamava? Armstrong. Neil Armstrong, che è il primo uomo sulla Luna. E poi ecco, e si vuole bene a quest'Italia, l'Italia, e viva l'Italia anche noi oggi, no? Al giorno d'oggi non possiamo dire viva l'Italia, quello che c'è stato, questo virus, questo, e siamo qui a resistere, perché resistiamo e cerchiamo di non solo di resistere, ma la resilienza, no? Dobbiamo mettere in atto la resilienza, sì, e forse immaginarci di impostare domani un modo un pochino più diverso, più empatico l'uno verso l'altro, non lo so. E allora guarda, facciamolo insieme, urlando quello che si è urlato un po' da tutte i balconi in questi giorni, no? Con questi flash mob anche improvvisati, ci siamo detti che ci vogliamo bene e diciamocelo veramente in faccia. Francesco De Gregori, viva l'Italia! Viva l'Italia! Bello, bello, bei pezzi. Hai portato molto patriottica oggi, però. Aurora Canciano, oggi è veramente. Perché scusa, domani è il 1° maggio, bisognava assolutamente parlarne. Hai ragione, hai ragione, hai assolutamente ragione. Io ho ancora qualche controselfie. Lui si chiama Dami Lazzo, è un aspirante doppiatore e lancia uno slogan. Per ora uniti più di prima, si chiama Francesco, l'ho perso ovviamente, da Milazzo, ha mandato questo controselfie in macchina, quindi vuol dire che nel frattempo sarà uscito a fare la spesa, speriamo, e non fare altro. Mentre invece Alessandro fa questa cosa, si mette in mezzo a noi come riflesso, no? Come il direttore di doppiaggio quando lo vedi come riflesso. Come fossimo insieme, infatti, in casa insieme. C'è un po' come se fossimo insieme a passare il tempo insieme. E poi c'è questo amico che non si firma ma ci dice: ho rivisto il Bosco dei 100 Acri ultimamente, tornare veramente, questa serata mi ha fatto tornare bambino. Non ci vuole molto, perché non è che sia proprio in là con gli anni il nostro amico, però insomma diciamo che sì, però è bello essere sempre insieme. Allora, sentite, la polemica del doppiaggio sì, doppiaggio no, sottotitolo sì, sottotitolo no,
premesso che è datata, perché ora con un tasto cambi e ti vedi tutto quello che vuoi. Però io la riporto sempre un po' in la ripeto sempre, perché poi c'è chi la attacca con veemenza, questa ci si mette veramente con veemenza e dice che noi tradiamo completamente l'opera originale facendone un'altra che non è quella. Che cosa ne pensa, per esempio, Marco? Tu che ne pensi? Penso che la cosa più che altro, chi fa i film italiani non dovrebbe usare attori stranieri, punto. E questo è vero. E se usa attori stranieri, allora facesse il film con i sottotitoli, punto. Poi il fatto di doppiare i film americani, secondo me, con i sottotitoli, perché ha tutto il suo fascino poter vedere un film con i sottotitoli, ma sicuramente tante sfumature, tante piccole cose del film non avresti mai anche il tempo visivo per poterle cogliere. E il doppiaggio non toglie niente a un film, semmai gli rende esattamente quello che il film vuole dire, quando il doppiaggio è fatto bene, ovviamente. Esatto. Aurora, che ne pensi? E io penso lo stesso, come dice Marco, perché scusa, anche allora parliamo della letteratura, il doppiaggio è come una buona un libro straniero che te lo leggi invece tradotto in italiano. Quando è ben fatto, come dice Marco, certo, ti sembra che l'attore straniero parli l'italiano, certo. No, non togliamo nulla, e adesso si può scegliere, scegli di sentire la lingua originale oppure senti il doppiaggio. Aspetta che disannuncio, poi passo la domanda a Paolo. Viva l'Italia, Francesco De Gregori, e c'è bisogno di dire viva l'Italia in questo momento? Io dico una cosa, siamo un po' tutti quanti sotto lo stesso cielo in questo, con questa emergenza del coronavirus, una situazione inedita che non era mai successa, quindi troviamo, come diceva anche Aurora, ma come dicevamo un po' tutti quanti, la maniera di non perderci una volta che l'emergenza sarà passata. Avevo chiesto nei fuori onda, e potete andare a ritrovarlo su YouTube, sul video di YouTube, che cosa ne pensano dei sottotitoli no, sì, sottotitoli no. Mi hanno risposto Marco e Aurora, manca Paolo. Che cosa ne pensi tu? Ma io credo che il doppiaggio sia un trucco necessario. I sottotitoli intanto tolgono l'attenzione dall'attore, dal volto dell'attore, dagli occhi dell'attore. Mi fanno capire quello che dice, ma non mi fanno capire come lo dice, perché in una lingua ormai universalmente usata come l'inglese più o meno sappiamo se quello è arrabbiato, se sta dicendo una cosa con tono amorevole o ironico. Ma io ieri sera mi sono visto un film russo di Tarkovsky, Solaris, e i russi sembrava che dicessero sempre la stessa cosa, e l'ho visto con i sottotitoli che mi portava fuori. Quindi il doppiaggio deve essere fatto bene, come un libro può essere tradotto da Quasimodo o da me. Quasimodo lo avrebbe fatto meglio, quindi bisogna trovare sempre dei Quasimodo che facciano i dialoghi, che recitino e che assemblino il tutto come direttore. Certo, senza, cercando di tradire il meno possibile la versione originale, e quello lo sappiamo, è fondamentale. Paolo, il tuo ultimo pezzo è un pezzo del 2011, però non è così vecchio, non va così indietro. Perché in fine carriera volevo fare quello che forse non avevo fatto da ragazzo, insomma io volevo fare il cantante. Adesso dico, mi voglio divertire a fare il cantante, arrivando non so dove. E allora sono andato da un mio amico che mi ha detto, dai, ho detto, dammi delle lezioni di canto. E mi ha dato questo disco, che adesso tu annuncerai, e mi ha detto, copia questo, dai, cominciamo con questo. E lì ho deciso di smettere. Certo che non ti ha dato la cantilena, quella facile, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ti ha dato un pezzo impegnativissimo, porca miseria. Un pezzo del 2011 che ci andiamo ad ascoltare adesso, tra l'altro bello, di un grande italiano, ferrarese se non ricordo male lui, comunque romagnolo. Abbiamo Rafael Gualazzi, Follia d'amore, ultimo pezzo di Paolo Buglioni su Radio Cigliano. Dire sì, dire mai. Cioè, porca miseria, questo è impegnativo da morire, sto pezzo. Infatti abbiamo lasciato perdere. Avete detto, continuo, sì, a fare il doppiaggio. Però è come se uno viene a, dice, posso fare un provino al doppiaggio, mi sente se vado bene, e lo metti, che ne so, sul monologo che ne so, di un film famoso, di una cosa importante, di una cosa tutta affastellata. Il monologo del Every Given Sunday
quando Al Pacino fa il discorso del centimetro, no? Sì. Che la vita è un centimetro dopo l'altro. E lì lo toppano tutti in quel momento. Un doppiaggio spettacolare. Lo toppano veramente tutti. Cioè, t'ha messo sulla. T'ha fatto veramente un torto, forse. Pensa che invece, se non avesse fatto questo, magari a quest'ora staresti cantando come un usignolo, chissà dove, no? è stato cattivo questo. La canzone del sole, scusa. Sì, infatti, quattro accordi, do, sol, mi, do, e hai fatto. Avevi fatto la canzone, insomma, porca miseria. Vabbè. Allora, altri amici che ci mandano il nostro. Questo me lo sono segnato. Massimo da Scoppito, credo che si pronunci così, in provincia dell'Aquila, ci ha mandato il suo controselfie e ci sta seguendo in questo momento, come vedete, da computer, rigorosamente da computer. Ma non è l'unico che ci segue. Lui è Samuel, anche lui sta sul computer e ci segue in questo momento. Forse questo è un, diciamo che è un selfie, un controselfie di un po' vecchio. Non è proprio di adesso, sarà andato già a dormire. Poi abbiamo Fabio da Ischia che ci segue, ci ha mandato il controselfie. E poi ci sta Davide da Cepagatti in provincia di Pescara, se non ricordo male. Oddio, mi scordo sempre il suo nome. Alessandro dalla provincia di Bologna Arca miseria, niente, oggi mi saltano i nomi, ragazzi. Sono Edoardo. Magari, no, adesso lo dico, no, il nostro amico si chiama. Che è già finito il pezzo? No, ancora no. Vabbè, non me lo ma oggi mi è saltato, mi dispiace, lo so che sei Ignazio, che vi ha mandato anche i composite prima e tutte quante queste cose. Ma se Marco Bresciani non avesse fatto l'attore e poi l'autore televisivo, che cosa farebbe oggi Marco Bresciani? Dove sarebbe? Che ne so, magari non ci stavo già più, quindi non lo so. Saresti morto di stenti, probabilmente. Se parliamo di una cosa, un sogno, mi sarebbe piaciuto invece fare il musicista, quello sì. Ecco, anche di un sogno, certo. C'è molto fare il musicista. Ovviamente. Però ho provato con mille strumenti, ma poi appena so fare quattro note continuo e poi non studio mai. Però vedi che c'avete, siete uno sopra l'altro adesso, e c'avete pure qualcosa in comune voi, cioè comunque questa passione per la musica che vi lega, che non è male. Vado a disannunciare il disco, poi lanciamo l'ultimo e poi faccio la domanda anche a Paolo e ad Aurora. E meno male che questo era un pezzo così, posso cantare? Sì, prenda questo pezzo, vediamo se è capace di farlo. Non è stato il tuo maestro, non è stato oggettivo. Era l'ultimo pezzo di Paolo Buglioni, Rafael Gualazzi, Follia d'amore. E abbiamo l'ultimo pezzo di Marco. Questo mi sorprendi da morire, Marco, mi devi spiegare. Intanto io ti giuro, poi faccio radio e di nuove hit, cose strane, un po' trap del momento, sì, qualche cosa la conosco, ma mi devi spiegare questo come ti è uscito, come lo conosci. Tu. Allora partiamo dal titolo. Sì. Si intitola Le focaccine dell'S lunga. Questa è la canzone più stupida e totalmente inutile che sia mai esistita proprio nella storia della musica. E questo però vuole essere una cosa ben augurante, pensa, perché in questo momento in cui si esce solo se è necessario, puoi andare a fare la spesa solo perché è necessario, devi andare a fare soltanto le cose che sono necessarie, vorrei tornare a fare cose stupide, vorrei tornare di corsa a fare cose inutili, cose con cui abbiamo convissuto fino adesso e non ce ne siamo accorti quanto erano inutili quelle cose, visto che abbiamo fatto a meno molto semplicemente. Però in fondo abbiamo bisogno di cose stupide e inutili, perché la vita è fatta anche di questo. E allora la canzone più stupida della storia la propongo a voi. Mi spiace, dobbiamo anche ascoltarla, pensavo bastasse il titolo, però... No, la vogliamo ascoltare perché è veramente stupida. Tra l'altro non arriva da uno sprovveduto qualunque, perché dietro allo pseudonimo Oel, se lo leggete al contrario è Leo, si tratta del figlio di Cecchetto, che si chiama Leonardo Cecchetto, che lui stesso ha detto: mi sono così vergognato di questa canzone quando l'ho pubblicata che mi sono pubblicizzato sotto pseudonimo. Il problema è che è stata intercettata stranamente da Radio DJ, che l'ha lanciata come un tormentone per una stagione tutto il 2017. Meravigliosa, meravigliosamente inutile.
è bellissimo. E allora, visto che l'inutile è un apice, capito? Indietro non si, cioè più avanti non si va. Non si va, veramente. È uno spartiacque, è proprio una barriera insormontabile, limite invalicabile, come negli aeroporti militari. E quindi andiamocela ad ascoltare, perché in questo momento un po' di stupidità ci fa bene. Questo è Oel, le focaccine dell'S lunga su Radio Cigliano. Ti racconto una storia. È una cazzata assoluta, proprio una cazzata, una cagata assoluta. Credo che abbia fatto, se non mi ricordo male, su Spotify c'ha 1.700.000 ascolti questa canzone, ragazzi. Posso dire una cosa? Questa mi ricorda anche l'ultima estate veramente divertente che ho passato, che sentiamo questa canzone così imbecille che veramente ridevamo come così. E però ci mancano, invece se ci pensi ci mancano le cose stupide, inutili, vorrei che tornassero in fretta. In questo momento in cui siamo bloccati a fare l'essenziale, ci manca la stupidità, ci manca uscire per andare a fare una cazzata. Quando dici vabbè, che sei uscito a fare? Niente, sono andato a fare una cazzata, non ho fatto niente di importante, non ho salvato mondi, non sono andato a fare la spesa con 5.000 ore di fila, non sono andato in farmacia, non sono andato a far benzina, e se mi ferma il poliziotto vaffanculo, sono andato a fare una cazzata. Praticamente è così, questo ci manca veramente in questo momento. Il nulla assoluto, hai ragione. Andiamo a chiudere i controselfie. Lui è Nunziante Valoroso, che ci fa vedere tutta la sua collezione di una parte, perché ne ha, lui è un cultore di Disney veramente, e ci fa vedere una parte della sua collezione di DVD. Lui invece è Giacomo da Livorno, che oggi ci sta ascoltando tramite Alexa, perché tu puoi dire ad Alexa, che adesso si è illuminata, ce l'ho qua e adesso tra un po' parlerà secondo me, puoi dire fammi ascoltare Radio Cigliano e lei te la mette. Quindi potete trovarci anche su Alexa, e potete trovarci anche i podcast su tutto Alexa e su Spotify, li abbiamo caricati tutti su Spotify, quindi se volete ci potete trovare anche lì. Io ricordo che non riesco, allora vabbè, questo lo devo fare in onda, poi però dobbiamo andare a chiudere. Io spero di non aver lasciato molti controselfie fuori. Luca e Carolina da Savona, Luca è lui che ha indovinato il pezzo di Paolo Buglioni. Scusate, dico cavolate, ha indovinato il pezzo di Aurora, quindi poi arriverà la tua foto. Andiamo a disannunciare questo brano fondamentale. E abbiamo sentito il brano fondamentale del giorno, Oel, le focaccine dell'S lunga, che se ti posso dire la verità, Marco, so bone vere. Ok? So buone vere. Ok, devi andarle a provare perché sono veramente buone. Cioè, Oel, cioè Leonardo Cecchetto, non ha proprio detto una cazzata. Però, è importante ricordare che esistono anche i brani stupidi, come abbiamo detto nei fuori onda. Allora, un saluto a questi tre pilastri del doppiaggio, da Luca da Calice Ligure in provincia di Savona, vicino a Finalborgo, dove anni fa si svolgeva Voci nell'ombra. Volevo chiedere a Aurora se si ricorda di aver doppiato Brenda, come si chiama lei? Brenda quella là, in London. Brenda Bleeding in London River, un film drammatico sugli attentati alla metropolitana di Londra del 2007. River, bellissimo, bellissimo. Sugli attentati, quanti anni fa sono passati? Non ricordo. Attentati a Londra. 2007. 2007 addirittura. Ecco, 2007. Sì. E lui è Luca che ti ha fatto questo complimento, che si ricorda di te in questo film. Luca col suo micione un po' incazzato. Un po' incazzato. Allora, vediamo se riesco a esaurire i controselfie. Davide dalla Norvegia ci sta seguendo dalla Norvegia in questo momento, è un collega che fa radio, mi ha anche intervistato, però ci sta seguendo. Devo dire che è bello sapere che poi fai radio tra quattro amici, però poi ti ascoltano dalla Norvegia, dalla Svizzera, non è male, insomma, è carina come cosa. Io devo fare il selfie di giornata, ricordatemelo, che altrimenti i nostri amici mi si mangiano, mi si bevono. Ma ho quasi finito i selfie, è la prima volta che vi seguo, bello, che meraviglia, sono una giovane speaker radiofonica. E come potrei approcciarmi al doppiaggio, dice una speaker radiofonica. Paolo, tu che cosa diresti? Ho messo la patata bollente. Non è una risposta facile, già ve l'ho detto prima, non c'è un modo, buttati.
Buttati, è vero, provaci e vediamo che cosa succede. Magari funzioni, oppure magari ti rendi conto che devi fare un corso di recitazione e poi ripassi. Riprova, sarai più fortunata, praticamente. Vincenzo, per ultimo, vi vuole vedere con queste locandine. Questa è per Aurora, c'è Happy Feet, Red e Toby, Winnie Pooh, Carabinieri, dove hai partecipato in volto tu. Beh, con certo, voce sì, volto, sì. Cioè, proprio, sì, ero volto proprio. Il sindaco... e anche l'insegnante di una scuola media superiore, e avevo un affair con il maresciallo interpretato magistralmente da Pino Caruso. Che meraviglia. Poi c'è anche Non lasciamoci più. No, quindi forse ce l'avevi. Ah, scusa. Poi c'è anche Non lasciamoci più, che c'è Fabrizio Frizzi. Con Fabrizio Frizzi, no, Non lasciamoci più. Quello Non lasciamoci più, esatto. Sì, per poi due stagioni. Sì, Jane sì. Eyre, Garp, Becoming Jane, Hercules. Ah, e questi sono quanti? Sì, la voglio avere questa locandina. Questa te la mando. Mentre invece per Marco c'è Winnie the Pooh in tutte le sue espressioni, praticamente. Certo. Poi c'è Aladdin, Looney Tunes, Iron Man, Taro nella pentola magica, Basil l'investigatopo, Beethoven e Ritorno al bosco dei 100 acri, che è sempre Winnie the Pooh. Mentre per Paolo abbiamo una marea di film, Motherless Brooklyn, Shaft, Basil, I Puffi, Harry Potter, Star Wars episodio 2, gli Avengers, 48 ore e Mission Impossible Fallout. Questo fanno i nostri amici che creano tanta arte, secondo me, perché io non sarei capace minimamente di fare quello che fanno. Adesso io vi devo chiedere di avvicinarvi un pochino al vostro, alla vostra telecamera, ve lo faccio vedere dall'alto che cosa creiamo. Io vi metto a tutto schermo qua sul mio schermo e mi faccio una foto a distanza insieme a voi, così. Ma dai, si ma può che fare. Cosa attenzione. Ma qui siamo alta tecnologia, io non mi vedo, non lo so. Alza un pochino, vai un po' più in alto proprio con la testa, Aurora, un pochino più in alto. Ecco qua, perfetto. Guardate la telecamera, questa è la numero uno. E questa è la numero 2. Yes. E per avere il selfie di giornata basterà mandare un messaggio WhatsApp, anche soltanto un ciao, al 328 7948 796. Ragazzi, io non vi ho seguiti su Instagram, su Facebook, scusate, perché eravate veramente tanti e oggi ci sono state tante belle cose da dire e mi sono concentrato un pochino di più sugli ospiti, ma vi assicuro che poi leggerò tutti quanti i vostri messaggi. Io vado prendo un attimo la parola perché devo fare personalmente, ma a nome di tutti e due i miei colleghi, un applauso grandissimo ad Alessio Cigliano, perché Alessio sei proprio bravo. Bravo, bravo. Paolo, bravo. C'è una cosa che noi abbiamo detto sempre, che quando te piace fa una cosa, la fai bene e non ci so cavoli. Per tutto la posso fare da casa, la posso fare in mezzo a un prato, la posso fare dove volete, però veramente viene carina. Allora io devo dare la sola di giornata a tutti e tre, con la differenza che la prima persona che prende la sola sarà un po' più svantaggiata, le altre due riceveranno la stessa sola di giornata, ma la riceveranno sapendo già di che si tratta. E a questo punto, visto che Paolo l'ha già presa la sola di giornata e siamo cavalieri, io direi che la prende Marco stavolta per primo la sola di giornata. Beh, va bene? Fate prendere mai una donna per primo. Dai, su. Vado. Vai tu. Vado, però io. Prima di tutto questo, io passo a disannunciare la puntata, che sembra brutto, però è così e funziona in questa maniera. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con la meravigliosa partecipazione di Marco Bresciani, Aurora Cancian e Paolo Buglioni. Le telefonate di Cristian Incazzante sono scritte e interpretate da Angelo Venezia, alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Voci.fm e Voxil Voce Gola e con l'amichevole collaborazione di Roba da Doppiatori e Voci Animate. Prossimi appuntamenti in diretta di Radio Cigliano, torniamo sabato con Se Prima Eravamo in Due, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e Tiziana
una guida ci sarà Alessandro Nofoni, che è un ragazzo che un compositore, un Emiliano Nofoni, ecco, mi stavo sbagliando, scusate, Emiliano Nofoni, che è un cantautore che verrà a presentare le sue canzoni, ma ci sarà anche Marco Lorenzetti, avete visto il suo disegno prima di Winnie the Pooh, che farà delle incursioni in puntata ogni tanto per disegnare, farà un disegno, che cosa disegnerà lo saprete sabato alle 15. Noi con Dopo Cena Con torniamo giovedì prossimo sempre alle 21, sempre in diretta su Radio Cigliano. Io ringrazio infinitamente per la partecipazione Marco Bresciani, Aurora Cancian e Paolo Buglioni, perché abbiamo fatto la trasmissione da remoto, sembra impossibile ma ci siamo riusciti. Marco secondo me certo. Marco secondo me è un po' più abituato, perché ormai in Rai tutto si fa via Skype, si fanno solo così le trasmissioni, ma per me era un po' complicata organizzarla, devo dire che sono riuscito a mettere su delle belle trasmissioni in questi giorni. Io vi ringrazio veramente, abbiamo detto che il primo che prende la sola di giornata è Marco Bresciani. Marco Bresciani, chiudi la puntata. Beh, è stata una serata molto divertente e il fatto di essere in remoto ci fa capire che insomma comunque la vita va avanti con la stessa energia, con la stessa forza, la stessa voglia di divertirsi e di stare insieme, perché la cosa più bella questa sera è il fatto che siamo stati insieme, siamo colleghi, siamo amici, siamo persone che insomma se la stanno vedendo un po'... Tutti insieme stiamo vivendo bene o male allo stesso modo questo momento storico, è difficilissimo, e quindi non ci mette paura nulla, nemmeno andare in onda da remoto. Paolo Buglioni, chiudi la puntata. Chiudiamo la puntata senza chiuderla a chiave, accostiamo soltanto la porta, pronti a riaprirla quando il padrone di casa Alessio ci richiamerà. Grazie, grazie Alessio, grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, grazie a Monsignor Angrisano per averci anche benedetto spiritualmente, grazie a Marco e grazie tante ad Aurora, è stato un grande privilegio poter passare la serata con voi. Aurora Cancian, chiudi la puntata. Grazie, per me è stata una prima esperienza di così da remoto andare in diretta, non mi era mai successo, mi sono trovata a mio agio fra amici, fra colleghi che stimo, e in questo momento così particolare della nostra vita sociale, non solo lavorativa, è stato passare bellissimo la serata insieme. Da Fonte Nuova ci sono due amici che ci salutano e io li voglio assolutamente far vedere prima di chiudere la puntata, perché sono piccoli ma sono... Aurora, sei adorabile, ti dico solo che dicono questo, sono Elisa e Victor, che vediamo e ringraziamo, gli ultimi. Avrete anche voi il selfie di giornata che arriverà tra poco, e guarda su che bel televisore grosso che ci stanno guardando, ragazzi, bello grosso veramente. Mamma mia. Io ringrazio Marco Bresciani, Aurora Cancian e Paolo Buglioni per essere stati con noi in questa bellissima puntata. Vi faccio vedere di nuovo, guardate quanto spazio c'è qui accanto a me, e quando potremo stare a meno di un metro, perché veramente la distanza è poca, sarete qui con me di nuovo ospiti nella stessa compagine che stiamo facendo adesso, per continuare a dire le cose che facciamo, ma dicendocele, guardandoci negli occhi veri, non quelli che vi vedo qui attraverso il monitor, gli occhi veri. Io vi ringrazio per la partecipazione, grazie veramente a tutti, buonanotte, grazie. Ai prossimi appuntamenti, ciao, grazie, ciao a tutti, ciao. E chiudiamo anche con i nostri amici di Facebook, non finisce mai, metto questa telecamera perché posso fare così, ciao a tutti, grazie veramente, anche su YouTube, grazie della partecipazione e grazie ai nostri ospiti, un abbraccio, siate felici, ciao, 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 ciao. Ciao.